E voi la ricordate quella data? 12 novembre 2006. Come ci ha potuto scordare? E quanta gente ha pianto per il maestro Mario Merola. A quando l'ora ha regalato tantissime emozioni. Noi che stasera volimmo dedicare uno special. Insieme a me, come sempre, l'immancabile professore Antonio Daddio. Buonasera da Partenope TV. Buonasera, buonasera Ida. E un ricordo, appunto, ricordando Mario Merola, sono 16 anni che è andato via, ma il ricordo nei napoletani, ma non solo nei napoletani, in tutto il mondo il ricordo è ancora vivo, anche perché le immagini del telegiornale le ricordiamo, tutta Napoli accorse per dare l'ultimo saluto al maestro Mario Merola, e noi stasera vogliamo proprio omaggiarlo con degli amici, con dei filmati, con delle foto, e quindi ricordando Mario Merola comincia proprio adesso. Ecco, quindi diamo la buona serata a tutto questo pubblico meraviglioso che è lì davanti a noi a seguire Partenope TV. Come sempre Partenope vi regala sempre cose nuove, novità, ma anche dei ricordi eccezionali, percorrendo una strada bellissima, perché a quanti di noi ha fatto del bene il maestro Mario Merola, compresa me che ha avuto veramente l'onore di conoscerlo. E quindi questa sera, come diceva Antonio Daddio, insieme ad Angelo Ciero, perché l'ausilio del nostro editore che ha voluto fortemente questa puntata, di dedicare 3 ore al maestro Mario Merola con coloro che l'hanno vissuto e conosciuto, con aneddoti anche e segreti. E segreti, ma è svelati, e ci accompagnerà per tutta la serata il maestro Gennaro Carbone, che dopo ci regalerà Ciao, pure Gennaro. Lui un aneddoto, perché ha lavorato tanti e tanti anni con il maestro Merola. E noi vogliamo cominciare subito la serata subito. Con un blocco di fotografie proprio che ricordano il maestro Mario Merola e che ci accompagneranno per tutta la serata. Thank you.
Il maestro che non ci ha mai assolutamente lasciati, che veglia sempre su di noi e sulla musica bella affinché possa sempre continuare. Ma adesso Antonio, dopo aver visto queste foto, mi sono emozionata anch'io, perché è come se non se ne fosse mai andato il maestro. Però davvero, mi... ti fa questa sensazione? Sì, mi voglio collegare a quello che hai detto prima, sì. Perché anche io ho avuto la fortuna, ecco, di conoscerlo, dillo, incontrarlo in varie trasmissioni, in varie manifestazioni. Ero presente, sì, pure a quella festa dal porto che, sì, gli fecero proprio poco prima di morire. E quindi veramente il ricordo è proprio forte e ancora presente. Me lo sento. Guarda, mi si accappona la pelle, ma adesso è arrivato il momento anche, prima di intervistare due ospiti, dove veramente trascorreremo un'ora bella, lieta, piacevole insieme a loro, vado anche ad annunciare il video del nostro amico Antonio Ottaiano, perché pensate, 12 novembre, morte di Mario Merola, ma compleanno di Antonio Ottaiano, quindi lui festeggia il compleanno, ma adesso non lo sente più, non sente più festeggiare questo compleanno, perché sa che comunque un pezzo del suo cuore è andato via, quindi, che voleva essere presente, ma adesso vedrete, sì, vedrete nel video, ha avuto un piccolo incidente, quindi ha voluto comunque essere presente attraverso questo messaggio. Gli facciamo gli auguri, sì, però. Antonio Ottaiano. novembre e io che sta data come mai scordi tu? 12 novembre è una data che ha segnato per due volte la mia vita, la mia nascita, perché è il mio compleanno il 12 novembre, e la dipartita del mio capo, del mio maestro Mario Merola. Dunque ogni qualvolta che arriva il giorno del mio compleanno, per quanto io possa viverlo con felicità, perché è una gioia festeggiare un compleanno, il ricordo mi porta sempre indietro nel tempo dal grande Mario. Parlare di Mario Merola, omaggiare a Mario Merola, omaggiare a Mario Merola, lo si omaggia tutti i giorni nei pensieri, nel cuore, nella mente dei napoletani, non solo di Napoli, ma sparsi per il mondo. Potrei raccontare tanti aneddoti, ricordo uno che nel 1991 io stavo a Brooklyn e vidi un murales scritto Mario più Merola uguale Napoli. Chiamai subito a casa sua, rispose la signora Rosa, disse passatemi a Mario. Maestro, io qui in America ho trovato questa frase, lui disse troppo bello, troppo bello, ma chi ora sono loro? Cioè, ti qua è mezzogiorno, cioè, ti sei caso il 6 a mattina, mi scedate, è questa cosa, perché io non calcolai il fuso orario, ma ce ne sono tanti, viaggi, aneddoti, amore, passione, incomprensioni, rimproveri che ho avuto, confronti con Mario Merola, con la storia. Io ho tatuato sulla pelle mio padre al braccio destro, al sinistro, e Mario Merola al braccio destro. Non l'ho fatto per velleità, l'ho fatto per tenerli sempre con me. Sono i due uomini che più ho amato della mia vita. Mio padre, che mi ha dato la vita, e Mario, che mi ha dato la vita artistica, ecco. Dunque, ricordare Mario Merola. Avrei voluto essere lì con voi, ma purtroppo un piccolo incidente mi ha impedito di essere presente. Ma sono presente con il cuore, con la mente. Un abbraccio a te, Ida, ad Antonio e a tutte le persone che in un modo o nell'altro in questa giornata rincorrono al pensiero del grande Mario Merola. Vi voglio bene a tutti quanti. Grazie per gli auguri. Sono 54 per me. Ciao e viva Mario Merola. Ora e per sempre. Augurissimi, augurissimi al nostro Antonio Ottaiano, e ti aspettiamo sicuramente alla prossima puntata, ti vogliamo con noi. Ma buon compleanno, buon compleanno, allarghiamo. È arrivato il momento di presentarli. Eccoli. Ce li abbiamo. Buonasera, finalmente. Buonasera. Salvatore Merola e il nostro maestro Ernesto Maier. Buonasera, grazie per aver accettato questo invito e soprattutto adesso per ricordare Mario Merola. E quanti ricordi ci saranno? Poi tanti. Qualche ricordo lo vedremo anche, sì, perché abbiamo dei contributi, però adesso proprio dal maestro Ernesto Maier, sì, vogliamo proprio avere un ricordo fresco fresco, quello che le è rimasto più impresso. Beh, sono tanti, perché io tra cinema e teatro sono stato 5 anni con Merola. Voglio dire, e già l'ho detto in varie occasioni, il primo film della mia vita, carriera cinematografica, l'ho fatto con Merola, la famosa partita a scopa, Urrera a scopa, e lo devo a lui, che volle a tutti i costi che io partecipassi al suo film. Eh,
anche una cosa molto bella tra me e lui, è Carnavale, una cosa improvvisata. Non c'era una parola scritta di quella scena, però poi è rimasta proprio come pagina di storia del cinema, se non voglio dire mondiale, ma comunque ovunque vado, in Germania, stato in America, a Napoli, vorrei Rasco, e sono passati 40 anni. Sì. E chi può dimenticare quei momenti comunque vissuti insieme al re della sceneggiata, come per esempio Salvatore Meola non può dimenticare i tanti momenti vissuti insieme a lui. Ecco, come ha detto ad Antonio, un momento prima che il maestro ci lasciasse, cioè ha avuto sicuramente qualche giorno prima qualche incontro speciale. Sì, qualche settimana prima, ecco. Vi dirò, io andai a casa sua, sì. Io, mia moglie, i miei figli erano piccoli, e parlavamo di più del meno. Come stava lui? Come lo vedete? Stava bene. Allora mi aveva scelto il numero mezzo. Allora no, io volessi giocare, no, a me non mi piace. E mia moglie dice: Mario, giocate per chi stampa, che c'era un ambo, giocatevelo per Napoli, nazionale e tutto, perché chi si esce? Non mi piace. Ah sì, Scendimba era proprio di sabato, il mercoledì, allora si tirava il mercoledì e il sabato, era di mercoledì, scendemmo. Mentre io vado a casa, scelta la stazione, quella pure la mette una chiamata. Salvatore, mi chiamava Salvatore, sì. Maestro, ditemi tutto. Ah, non sta la moglie, sta qua, passami la nuova. E pigliate, che ci pigliate? Vuoi fumare? Cioè, no, io pigliate bamba. Oh, vero. Cioè, ti non so, c'è neanche lì, stiamo in mezzo traffico, ancora non mi arriva a casa. Allora, è questo. Ricordava chi era Mario Mera. Ma te lo ricordi l'ambo, così lo possiamo suggerire pure ai nostri. Era 2,68. 2,68, giochiamocelo. 2,68. A parte oggi è sabato, penso che già ancora adesso. Maestro Ernesto, invece a lei ha mai coinvolto nel gioco il maestro Mario Merola? Una bocca. Ma tante volte, perché con me Merola, la prima cosa che ti domandavo quando entravi in compagnia, sapevi più qua? Ecco, parola d'ordine. Ma lui era una persona eccezionale. Io, la mia carriera, per grazia di Dio, lavoro ancora, nella mia lunga carriera non ho mai trovato un compagno come Merola. Lui era eccezionale. Lui era felice quando noi avevamo successo, perché lui diceva un motto che io ho già ripetuto tante volte, scusatemi per chi già lo sa, lui diceva: Mario Merola è una bella pelle di carne, ma si vicina alla carne, non c'è mia tua condonna, la carne ti rimane un po' tosta. È vero. Ida, ma vogliamo vedersela scena proprio cult del film? Io non ci ho mai avuto piacere di guardare la scuola, no, mai. Però adesso a te non ti hai coinvolto. No, a me non mi ha mai coinvolto. Ci vediamo proprio questa scena tratta da Giuramento, il primo film che Ernesto Maillet ha girato con Mario Merola, anche proprio il primo in assoluto girato da Ernesto Maillet. Vediamoci questa scena che è diventata un cult. 6, 7, 3. 10. Bravo. Ma poi no, da scuola. Quanti scuole? Non dovrei occupare. Maria Parisi. Donna. È donna? Era nata. E femmina non devono bere, vai so. Perché la venga pure la femmina, dai. Ma Maria Parisi. Pure Maria Parisi, madre di puttana. Non è possibile. 3, 5 scuole. Ma non ti preoccupare. I soldi lo so. Stanno qua. Chi è un dimetri in da sacco. No, ma chi ti mostra sui soldi? Tu hai fatto 5 scuole. Non ti preoccupare. 5 scuole. 5 scuole, 5, sono 5. 5, sì. Perché, come dici? È 1-6. 6 scuole. Sei scuola. Ma non ti preoccupare. Beh, cari amici, se a questo punto la matematica non è un'opinione, io da quanti Eva? Matematica? Io andavo a 6. E a 6? È una 7. 8, 9, 10, 11, 12 e 7 belle 13. Ma ti ho fatto 13. Abbiamo la sala. Ma se voi ha settato me? Sì, voi. Gesù, e chi sei? No. Mio fratello. Ma voi siete alzato o state ancora settato? No, tutto completo. Non capite niente, così pazzo.
Innanzitutto stabiliamo due cose, voglio dire. Sì. Prima cosa ha giocato con uomo. Ma boh, con uomo, mo. Insomma. E poi a me a bassa sanità, sai come mi chiamavano? No, scusa. Un rilascopo. E in America ho continuato la professione, capito? No? What's the man? Vai, what's the man? Ci vediamo di parlo. Vai. What's the man? Lavoro contigo, sto scopillo, se permette. La partita della vita, cioè una scopa, infatti Ernesto lo chiamavano proprio il re della scopa del film Giuramento anno 1982. 82 del regista Alfonso Brescia. Quanti ricordi ci sono? E qualche retroscena, qualche backstage durante, in quanto tempo l'avete girato questa scena? Questa scena è stata girata buona la prima perché è stata girata estemporanea, vabbè, ma là, i fili di tutta la scena li teneva Cannavale in mano, vedi, lui stava a centro, il grande Cannavale, immenso attore napoletano che ha avuto. Io ho avuto l'onore per quella mattina di girare sia con Merlo che con Cannavale, che era un grandissimo, ma c'è stato il tempo di dire che quando è arrivato sul set Alfonso Brescia dice: Mari, ma come facciamo a fare Ernesto? Non ci sta scritto niente. Vabbè, facciamo una cosa, tu sei un perdente nella vita, fatti una bella scopa con Ernesto e devi perdere. E quindi organizzarono sì carte, non so chi le preparò, che io giocavo. Quindi non le inviarono il copione a casa con la scena da dire? È nata. Quelle sono tutte battute a soggetto, quella è la cosa bella di quella scena, insomma. Però sembrava scritto il copione. Ma in quei tempi era tutto così oppure era un'eccezione? No, è stata un'eccezione perché il copione del film c'era, ma non c'era questa scena, non c'era Ernesto Maier, perché noi stavamo al Politeama facendo Chiamate Napoli del 81 e lui mi voleva già bene, insomma, perché io stavo da poco con lui e mi prese talmente in simpatia, fa una cosa di doppio, rimane, viene in coppa setta. E quindi fu un'improvvisata, io tutto emozionato, coppa setta. Quindi la trascinò da Chiamate Napoli 081, dove ha vissuto anche lì comunque il grande spettacolo, lo spettacolo di una vita, perché è tutto racchiuso lì. Poi dopo ex aequo con Guapparia. E poi Guapparia. Guapparia, io ho fatto tre film con lui, Torna, Guapparia e Giuramento. E per Torna e Guapparia, che lui mi fece scritturare, con la, non mi ricordo qual era la produzione, era la produzione di Roma, mi persi Edoardo De Filippo. Perché mi chiamò Edoardo De Filippo per fare una cosa. E io avevo firmato su contratto con Merola questi film con me e gli disse: vabbè, ma diretto ci mandai a dire a commedia si fa il provo si fa una sera, io ai mattini lui mi disse: facete voi film che è meglio. Ma però, adesso invece sì, non, Ernesto voleva aggiungere? Non sono pentito affatto, voglio dire, ecco, perché comunque con Merola è stata una cosa meravigliosa. Chi non conosce Merola non ha nulla da raccontare. Io l'ho conosciuto e ho avuto il piacere di vivere con lui. Lui era di una generosità unica, la sua felicità la mattina, quando stavamo in tournée, la mattina si andava nella sua stanza d'albergo e lui chiamava un suo, e c'erano tante persone intorno a lui, fa lì, va a cattare 2 chili di prosciutto, 4 chili di pane, e porta tutta la compagnia. Lui seduto nel letto, lui doveva fare le porzioni e mangiava le spartenze. Bello. Ma poi mi racconto questo e poi chiudo. Sì. Di notte, noi viaggiavamo di notte, ci spostavamo a Torino, Milano. All'epoca, vi ricordate, le macchine avevano la provincia dietro. Sì. E quando teneva Napoli la rete, ti fermavano sempre. Immaginate di notte, in da nebbia, Torino, Milano. Polizia stradale. Una sera, mi dovete credere, parola d'onore, ci hanno fermato 6 volte. Addirittura. Finanza, polizia. E me era una santa pacina che si scappava su mentre viaggiava. Il sacalavo forse. Buonasera, brigati. Signor Merola, prego. Non ci hanno mai chiesto. Arrivavamo dall'America, a Dogana. E i guaglioni stanno con me. Basta. Tutto passava. Questo. Potevamo tenere i cadaveri, avevamo niente, neanche i souvenir, però si spaventano le porte. Era conosciuto in tutto il mondo e amato in tutto il mondo. Scommetto che lei ne parla spesso anche con i suoi amici e con la famiglia.
Ma per me Merola il ricordo, ripeto, è stato il mio datore di lavoro, collega, amico, compagno, ma ecco, c'è un contributo mio. Sì, dopo lo vediamo. Sì, dopo lo vediamo. Su Piazzetta Merola. Sì, sì. Sì. Lì ci siamo detti delle cose. Dopo lo, dopo lo vediamo. Dopo commentiamo, dopo lo vediamo. Ma adesso è arrivato anche il momento di parlare di Salvatore e di seguire attentamente questo cult anche di Salvatore. Sì, Merola. Perché okay. Appunto è proprio l'ospitata di Salvatore a Piazzetta Merola. Ah. Vai. Quando lui aveva 8 anni io disse che il Salvatore farà sicuramente strada. E poi è verità. Grazie. Una bella voce, canta bene, io saccia. Sì, però mi dispiace, non te ne posso fare io così, perché tu sei nato con quale canzone? Io sono nato con le canzoni di Mario Merola. Le canzoni di Mario Merola. E te ne posso mai fare io. Maestro, ma lei non re... Ah, sì. Sì, da me. Come la creatura fatto così bene, io volevo mettere una nota, ma che metto a fare? No, l'hai fatto così noi, bene, così grazie. Dolce, capito? No. Ma questa, la seconda parte come fa? Io saccio come fa. E nonna donna, andre serena, e Napoli fa quasi, non sorride. Non ho capito su Meola a Rolle Vigliano. No vabbè, ho tolto la R, quindi Meola. A parte che quello era un portiere, se vi ricordate, tanto tempo fa degli Stati Uniti. Era pure un bello portiere, quindi è sempre un mito. Salvatore! Grazie maestro. Tuo compagno. Bravo. Grazie ancora. Bravo. Grazie per la accompagniamolo con la musica. Grazie. Vai. Alla prossima. Salvatore. Grazie maestro. Grazie. Ciao. Napoletanità contagiosa che ha contagiato anche Salvatore Meola, vero? Raccontaci questo aneddoto. Un po' lunghetto, lo so, ci sarà tanto da raccontare. Ecco, questa era la genuinità di Mario Meola.
c'era un buon rapporto tra me e Mario. Ti emozioni, lo so, no. Stai male. Vedere certe scene, non le vedi mai, cioè quasi mai a casa, no? Sì. Sei solo, magari viene qualche amico. Però qua è l'atmosfera che ti coinvolge. Anche Antonio, guarda, gli occhi lucidi. Quando vedo queste scene, sì. Io i film vado via. Non... Però raccontami, ecco, qualcosa vissuta strettamente, qualcosa, ecco. Questa è stata una cosa all'improvviso, io ho fatto un fattore, la cosa... Ah, tutto capita all'improvviso, sì, come? Sì, tutto capita all'improvviso. Allora, per quanto riguarda la canzone che dovevo fare, là già era stabilito. Però lui disse, dopo non ti muovere perché voglio fare un dialogo con te. Ma ti telefonò per invitarti a Piazza Stavero? Sì. Io andavo a casa sua, ti preoccupare. Dopodiché, dopo finito di cantare la canzone, lui disse, ma tu quando con le canzoni, perché per me Mario Merola è sempre stato il mio idolo. Cioè, sta gli tenendo a Padre Picchio, gli tengo a Mario Merola. Vabbè. Tanto è allora, vero che tu inizialmente Salvatore Merola, poi cambiasti, ci fu una storia. Dicevano, sì, che tu fossi il figlio di Mario Merola, questa no, storia. Vabbè, questa è una storia, sono dicerie, che sono dicerie. I figli si, però, si sa, sì. I figli si sanno, si sono, sì. Si hanno visto nelle foto, avete visto poco fa chi erano, chi però sono, tanti lo dicevano, tanti. Ma tanti lo dicevano, ma tutto quanto, lo dice, anche per la somiglianza, siamo... Salvatore, parliamoci chiaro. Lo so, o perché stesse che sono appassionato. Io avevo 3 anni e già cantavo il canzone di Mario Merola, allora più di questo cosa dobbiamo fare? La passione gli ha stampato proprio il maestro in faccia. Sì, e infatti quando una volta andammo a Chicago, sì. C'era anche Ernesto con me, andammo a Chicago a fare uno spettacolo, infatti c'era... Era pieno. Hai visto? Allora io voglio lo dire. Salvatore, l'insegnamento che ti è rimasto proprio di Merola, cioè guardandolo, osservandolo, l'insegnamento che lui ti ha trasmesso. Allora, lui, ma io guardando Mario come cantava e come recitava, allora io ho studiato con lui, va bene? Me l'ho studiato bene. Però chi è, ma questo lo posso dire, sì. Tra virgolette, chi è che ha fatto proprio il capo, cioè diciamo il capolavoro, quello che ha completato il quadro è stato Leonardo Ippolito. Sì. Quindi Leonardo Ippolito, io dico grazie a Leonardo Ippolito sono rimasto completo, perché io conoscevo solamente poche canzoni. Poi grazie a Leonardo Ippolito conosco tante canzoni, soprattutto del classico napoletano. Ma tu adesso ci vuoi regalare una canzone? Come no? E voglio dire una cosa, quella giornata c'era il maestro Gennaro Carbone. Che adesso ci racconterà anche qualcosa. Ecco, c'era il maestro Gennaro Carbone e facemmo questa canzone facile la sua. Io adesso voglio cantare una canzone classica napoletana, che è il mio cavallo di battaglia. Ma però, che cantava anche spesso lui. Sì, lui la faceva sempre e l'ha sempre cantata. Nel film... Giuramento. Sì. Eccola qua. E allora accompagnato dal maestro Gennaro Carbone, tu Canucchiagna di Bovio De Curtis. Ecco qua. Aspetta, però prima di fartela cantare, ti ricordi la frase pronunciata sempre da Mario Merola ogni volta che iniziava qualche show? No, non se la ricordo. Viaggiare però... nel mondo e trovare sempre Napoli. Sì, vabbè, questo nuovo non me la ricordate perché io non è che... Però il senso è quello. Su loro camminavano spesso con Mario, io no. Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare. Questo è il microfono. Sì. Okay. Dopo sentiremo anche il maestro Gennaro Carbone. Tu Canucchiagna. Com'è bella la montagna stanotte, bella così, non l'ha già vista mai. Na na ma ba. Sotto coperte e che sta luna.
una young. Tu cano c'è e c'è a te, voglio a te che sto chiedendo nada moda a te. Come calma montagna stanotte, più calme ma non l'ho già vista mai, è tutta da te, voglio a te che sto chiedendo nada moda a te. Tu vanno c'è e c'è la mia faglia questa notte addosso, voglio a te, voglio a te che sto chiedendo nada moda. Grazie. Standing ovation veramente grazie, di tutti grazie. Coloro che ci stanno seguendo, sicuramente da casa, ma anche qui ho visto che tante persone e sono a dire tutto questo, io ho sempre tentato di dire a Mario, lui vuole fare una sceneggiata, sì, ma sapete cosa mi disse una volta? Sì, se tu vuoi fare una sceneggiata con me, allora, io sono Mero, vabbè, tu sei Salvatore Mero. Ma sai che di merda coppa una scena non può so. No, vabbè, questa cosa non okay, la sapevo. Certo. Allora alzo le mani, non voti chi c'è. Però lo... certo, però tu lo sai, io ti voglio bene, io ti conto i miei sei figli amici. Perché ho una stima. Ma si vedeva l'affetto no. Che nutriva per te. Sì. Sì. Io ti conto i miei sei figli amici. Lo sai. Tu quando vuoi, mi vuoi chiamare. Spesso, ma si è già cantata dalla parte, un paese nuovo, magari verso la Calabria o la Sicilia, già cantato, ci si mi raccomando, ha cantato questo, ha cantato questo, e mi raccomando, quando fa pure zappatura e fa la buona, che si venga a sapere chi l'hai fatta malamente, quando viene qua da buffi. Mario sta tranquillo perché lo rappresenti eccezionalmente. Questo era Mario Vero. Maestro, Mario il microfono, Vero. Raccontateci qualcosa. Raccontateci qualche segreto, anche perché non l'ha mai detto il maestro Gennaro Carbone. Cosa è no, successo? Qualche segreto no, ci sono tanti aneddoti sì. Da raccontare. Uno però non sa nessuno? No, uno non è che voglio far sapere che quanto teneva a chi lavorava con lui. Ah, a lei Gennaro, giusto? A chi lavorava con a lui? Chi lavora? A me e a tutti quelli che lavoravano con lui. Andammo in Germania, a Colonia, sì. Arrivammo verso le 9 di sera, ci vennero a prendere e ci portarono in albergo. Allora Mario Mero rimase in macchina, non scendeva. A
Allora facevano quelli là che organizzavano, maestro scendete all'albergo. Dice, ma chi è l'albergo? Dice, ma portami andato all'albergo perché... Dice, perché questo non... No, questo non va bene, disse Maramelli. Dice, vabbè, allora rimaniamo i maestri qua e vi accompagniamo a voi in un'altra albergo. A Ruva chi? Venne i maestri mia. Questo era Mario Merola. Guardate quanta semplicità è un La bontà poi, la bontà. La bontà, è certo. Questo è uno dei tanti di come era Mario. Non amava il lusso, ecco, perché tutti scommetto che gli mettevano il red carpet, no? No, poi metteva, certo. Metteva in libertà tutti quanti. No, qualsiasi il suo era di tutti. Sì, il suo era anche quando andavamo a casa, a qualsiasi momento. Che devo mangiare? Così fa una pelle di carne, quando... un bacio alla signora Rosa. Così fa una pelle di carne, così fa una cosa salvaturina, lo vuoi mangiare? Maestro, non preoccupare, non voglio mangiare. Senti, io ricordo una cosa, ricordo che quando andavi al maestro, a casa del maestro a Portici, c'eri anche tu. Sì. Quindi confermo, ecco, stavi, ecco. Confermo, ecco. E però si fece portare un bel vassoio di ostriche. Maestro Ernesto, ma amava il pesce? Amava. Mi piace un magnà, è bello un magnà. Riallacciandomi a quello che ha detto il maestro, la sera quando andavamo in teatro, la sera dopo lo spettacolo c'era, ci volevano la forza dell'ordine per bloccare la gente che voleva entrare in camerino. E solitamente c'erano tutti i ristoratori della zona, andavamo a Bari, c'erano tutti i ristoranti bar, a Milano, e io ma era voi stasera, siete ospite mio, quando ne siete? Si potrà andare. Ma io veramente volevo a voi, il vostro segretario. A Roma io non avrei pure loro. Quando venite a invitare Mario Mero, la invitavi a me fa chi? I macchinisti, gli elettricisti, gli attori e poi venghi. Buonasera. Ecco, che persona. Non andava. Quando... Se non portava tutta la compagnia, no, non andava. Non andava. Prima la compagnia e poi... Questa era Merola, signori, poi si dicono tante cose, ma io litigo perché il cuore di Merola bisognava conoscerlo da vicino. Cioè Ernesto dopo ce lo spiega cosa si dice ancora di Merola, magari dopo questo filmato, perché adesso abbiamo ma qualche che altro... Si dice? Si dice, ma si parla male pure di Gesù Cristo, ma credo che di Merola è soltanto invidia chi può dire qualcosa del genere. Poi comunque ogni artista, se parliamo dei due... Tutti noi abbiamo i nostri lati buoni e i nostri pregi e difetti. Si guarda l'artista. L'artista Merola, lui, però io ho avuto a che fare con l'uomo e con l'artista ed era la stessa cosa. Ci vediamo dopo, magari dopo però ci dice perché magari quel qualcosa che si diceva, va bene? Adesso ci vediamo adesso l'ospitata di Ernesto Maghi a Piazzetta Merola. Bacio a mia mamma. Infatti ho avuto l'onore, Don Mario, di fare un documentario su Totò, dove io parlavo con i versi di Totò e aiuto in America, mi ha appreggiato molto perché io ero del paese. Ernesto, tutte queste belle cose che fai, tua moglie che dice? Mia moglie e la cara moglie che ti seguivo sempre. È una dolce. Sta bene tua moglie? Sì, grazie. I figli, sì. Hanno fatto rossi? Sì. Ernesto, posso dire una cosa? Mi era ancora riuscendo la lingua. Dici, è bucino? Sì, è vero. Poi appena di una sua cugna e poi li chiudati. È vero. No, perché sapete che facevo? Come me. Io quando facevo compagnia, o capo come che gli erano al di polo, io no, anticipo, che se la prima lo devo morire. Facevo come me. Oh ma. E non l'ha già pensato. Oh ma, datemi un euro, datemi 400.000, datemi 200.000, me la dicevo. E non l'ho pensato, sapete. È talmente che sono con te, è stabitudine non l'hai persa. No, non l'ho persa. A chi ti fa fare qualcosa? Alla Merola, Ernesto mai. Non si può mai sapere. Come si bada? Comunque... Tua moglie ti segue? Mia moglie mi segue sempre, sta con me sempre. Ti fa da segretario? No, non fa compagnia. Non fa compagnia. Perché tengo tre figli meravigliosi, tengo un figlio l'ho di... L'ho visto in televisione, da Margherita. Da Caterina. Da Caterina Valì. Caterina accompagnata. C'ho un figlio di 25 anni che è maestro di pianoforte, c'ho un altro che si occupa di cinema, è montatore cinematografico, grafico del cinema e tengo mia figlia che fa l'attrice. Anzi, si manda che bene faccio il zappatore. Io mando Antonella per fuoco provino. Sì. Perché sicuramente. Ma non dici che sono occupato, mi dice nell'altra che mia figlia. Antonella, sì. Antonella Maglie. Il tuo numero è sempre quello? Sempre quello. Oh, torna del greco? Sì, sempre. Ma e tua sorella come sta? Sta benissimo. 64 anni, pare una creatura. Che donna stupenda. Grazie.
tavolo sempre bene. Grazie, mi e lui ha voluto bene. Ma ci sta sedendo, ci sta osservando. E io sono nervo, mia sorella, mi faceva la sorella. Bravo. Ernesto. Oh mamma, che cose, queste cose grande che non si dimenticano. Chi no, non neanche si scordano. Ci sono ancora poco come cacciarmi, come te. Ernesto è stato per me un grande compagno. Un compagniere, mi trovi tutto male. Un mero e ne fa così, oh ma vabbè, qualche problema c'è un incazzato, però facci. Fa così, no, aspetta. E ne capita la rasata. Ecco, io questo devo dire. Ti raccomando sta coppola, i tempi. E se mi cacciava che la lettera. Aspetta, non parla, vai. Se ne arrivo teatro. Mi dava dei tempi meravigliosi. Come si fa? Perché nel nostro lavoro, nella sceneggiata, quelli sono importanti, i tempi. Se perdi un tempo. Io ne ho dato una all'amico mio, tiene qualche pillola in da sacca. Se non lo dice a tempo sta cosa, non succede niente. Certo. Quindi Ernesto era uno che acchiappava tutte cose, ma bravo. E poi chiamate la vicina Rosalia Maggi. Che bella cosa, lo stanno chiudendo. Sei cantato, grande applauso. Si chiude, era la mia fata. È una grande. Rosalia Maggi. Mi mangia di casa a Padore, penso quanto era bello vicino a me. Tutti i 70-80 anni che teniva, 3-4 anni più a me potevo tenere, sì. Tappatore vicino a me, che Dio mamma mia, bella. Mamma mia. Va bene, e ne io grazie, volessi che la rivincere. E ne Salvatore si chiama Manfrusco, tanto si arrende quando è buco. Vabbè, lo faccio per dire, ma è chiaro che facciamo le buffe e paccare e mi piglio pure i soldi. Ma fai potenza, no? No, perché sai, ci può meglio dire. Ah, saluta meglio dire. È chiaro, il serore era scoperto dalla sanità. Ma la cosa è bella, ma voi che facciamo? Io dice, un morrerà scopo. Un scupatore. In da sanità mi chiamo. Ecco, ho proseguito la professione. Ecco, ho proseguito. Ma che è una cosa bella che la gente mi ferma e dice, ma cioè no, povera la battuta, ma Mario Melo non sa più qua. Povera non sa più qua, Mario Melo. Mi si tocca le vienti cucci. Ma che è tutto truccato. Quella scena è rimasta. È troppo bella. Nacque così. Per e io carte mi stimo perché arrivi Maria di giorno. Però mi ha fatto una cosa bella assai. Grazie, donna. Per pure a me, quando mi hanno chiamato, mi dice, volete andare a piazzetta? Ho detto io a Leonardo Ippolito. Chiamami Ernesto Mai. Ma che stiamo pazziando? Chiamami Ernesto compagnello mio. Io sto venendo da Roma, ma non lo dico per nulla. Ma volo. Davide Donatello per quel film, come si chiama? L'imbalsamatura. L'imbalsamatura. Davide Donatello, Globo d'Oro e nomination ai Nastri d'Argento. Ernesto Mai! Grande, grande! Amore mio, stammi bene. Grande Ernesto. Tante sì. Sono state le dimostrazioni d'affetto nei suoi confronti, Ernesto, fino a farla commuovere. E però all'interno di questo video, di questa intervista, c'è racchiusa una grande soddisfazione. Il Davide di Donatello, che l'ha condivisa col maestro Merola. Sì. Vabbè, ma io... Quando... Io non ci penso che lui non c'è più, perché sì. Lui c'è sempre, insomma, sì. No? Sono questi momenti che poi ti ricordi che lui non c'è più ed è triste perché lui è immortale, perché comunque le sue canzoni rimarranno, le sue gesta rimarranno, i suoi film rimangono, però il fatto di non avere più il contatto con lui, di non sentirlo più. E poi questo affetto, perché ha ricordato salutami tua moglie, salutami tua sì. Sorella, proprio la famiglia, quindi sì, non soltanto sì. L'artista, ma anche diciamo il voler perché bene. Perché venivano in teatro ad applaudirlo, lui vedeva che poi avevamo, era una bella famiglia la mia, insomma, stavano sempre vicino a me, in ogni debutto mi seguivano. Tu mi dicevi prima di tutto, ci sì. Diceva qualcosa di strano. Sì, sì, ma come facevano a parlare male? Ti dico subito, quelli con la puzza sotto al naso dicevano, specialmente nelle canzoni classiche napoletane, che Merola le dissacrava, no. Perché non era quella la maniera di cantare le canzoni napoletane, Bovio, tutte quelle canzoni che lui cantava. Che poi i giovani le hanno scoperte grazie a Merola, che nessuno le cantava più. Ma dico, Merola ha lanciato un nuovo stile di cantare, come oggi abbiamo Sal da Vinci, ecco, no? Che ha rivoluzionato sì. Quell'epoca, e quindi sì. Perché non accettare? Insomma, ognuno ha il suo stile, D'Angelo c'ha il suo stile, Merola ha cacciato un proprio stile di cantare, come lo teneva, come ce l'aveva Sergio Bruni, Maria Abate,
Merola. Col tempo però adesso l'hanno apprezzato, adesso insomma lo hanno riscoperto anche nel modo di cantare. Merola un pubblico, ragazzi, Merola aveva un pubblico omogeneo. Da noi veniva l'operaio, l'impiegato, il magistrato, l'avvocato. Anche perché volevo toccare questo argomento, Mario Merola anche vicino al popolo più debole. Sì, sempre, sempre. Soprattutto, ecco, voglio sottolineare stato. Proprio. Ma Merola, se vedeva qualcuno che stava in condizioni disagiate, scendeva dalla macchina e ci dava 50.000 lire. Sì, cioè, sì. Ma no, sì. Non scherziamo. Dicevi del Davide Donatello e tutti i premi vinti con l'imbalsamatore, ma il maestro Maillet è proprio reduce da un altro grande successo, perché l'abbiamo visto lunedì sera in questo film su Rai 1, Tutto per mio figlio, con Giuseppe Zeno, una cosa bellissima, e anche la sua parte è stata proprio eccezionale. Complimenti. Quindi, bravo. Grazie. Ma adesso Salvatore Meola si avvicina al maestro Gennaro. Ci deve regalare un altro pezzo, Salvatore. Sì, questa è una canzone autobiografica, cioè non è che è autobiografica mia. Il maestro Vittorio Annuna, Enzo Vittorio Annuna, io mando un saluto al figlio Antonio, maestro Antonio Annuna, e il maestro Enzo Di Domenico, scrissero questa canzone per Mario. La canzone si intitola A Storia Mia. Non è stata mai cantata da nessuno, però lui l'ha incisa, è sua personale, però non l'ha portata mai al successo, perché lui parla proprio della sua storia. Ora ve la faccio ascoltare. Ce l'ascoltiamo. A storia mia. Prego, maestro. A storia mia. E a storia mia, Zaviglia. Se fosse uno scrittore non ignorando, ci avesse un romanzo con la mia. Figlia da notte, compagna e marcia piena, scoraggiata e stanca, che sperava me. Ma Dio è sempre grande, canzone Napoli. Io figlio di Masaniello, a 10 anni scognizio le 4 giornate, a 20 anni bersagliere innamorato. A storia mia, e a storia mia salia, sta scritta dentro porta, in coppa e scena, e dentro pianto, e io non tengo più. Io, figlia la notte, compagna e manaccia piena, scoraggiata e stanca, che sperava me. Canzone Napoli. Io figlio del popolo, amico del male, signore Gore, questa è questa storia mia. Voi da casa, voi in studio, ma io sulla pelle percepisco, non lo so, delle vibes, delle vibrazioni belle. Si è commosso anche Salvatore, mi sta facendo commuovere anche a me, vabbè, una commozione generale, anche perché quando si parla di Merola, specie in questo giorno maledetto, ce lo portarono via. 12
novembre 2006. Sono passati 16 anni. Io non per fare pubblicità adesso a una cosa mia, però sento il dovere di dirlo. Sì. Un tuo collega, sì, Ignazio Riccio, un giornalista, ha scritto un libro su di me che si chiama Un attore per bene. Ah, beh. Abbiamo, l'ha scritto a seguito di 10-15 interviste telefoniche. E l'ha diviso in capitoli e abbiamo dedicato tutto un capitolo a Maria Mero. Bene, bello, bene. Grazie. Quando uscirà? No, è uscito già, è uscito nelle librerie, Un attore per bene. Quindi Un attore per bene, correte in qualsiasi libreria della vostra città e acquistatelo, anche perché è bello scoprire tante cose. Ignazio Riccio. Riccio, quindi segnatevelo, memorizzatelo. Salvatore, dicevi? No, io colgo l'occasione, sì, per dire che dal 17 al 20 sì, di novembre sarò al Teatro Bracco, uno spettacolo di Leonardo Ippolito, quindi sarò là, vi aspetterò. Salutiamo tutta la famiglia Ippolito, Leonardo, Daniele, grande Leonardo, tutta la famiglia. Allora, saluto. Mancano 5 minuti, sì, quindi ancora. Vogliamo in questi 5 minuti sentire qualche altro ricordo di Salvatore e di Ernesto. Ecco. Va bene. Oppure, non so, qualche aneddoto che vi è rimasto più impresso. Ma loro sono dei puzzi, voglio dire, ne avranno tantissimi. No, vabbè, in questo momento poi sa tante cose, poi tra emozione, commozione. Uno si... Credo che Merola, lui era un grande tifoso del Napoli, credo che adesso lui al di là ti sta divertendo, il grande sì. Napoli. Come sì. No, come no. Maradona. Lui magari, seguiva sì, tutto il calcio, è stato sempre... E quindi speriamo che sta godendo lì in paradiso. Perché pure noi siamo già in paradiso con questo Napoli. Lui era vivo, mamma mia. Ernesto, quando l'ha visto l'ultima volta prima che ci lasciasse? Purtroppo l'ho visto a Piazzetta Merola l'ultima volta. Ecco. Perché poi di lì a poco è stato male. E la cosa più brutta, ecco, questo è un brutto ricordo. Io andai, lui stava all'ospedale Pellegrini, ricoverato. A Castellammare? No, a Castellammare. San Leonardo. Io andai perché volevo. C'erano la gente che dormiva nelle tende, battennottata sotto al mare. Io volevo andare sopra, ho incontrato i figli, la moglie, non si poteva entrare perché lui era in rianimazione. E io partivo per Milano, il giorno dopo mi hanno telefonato verso mezzogiorno, c'è qui Rai 1, signor May, che ci dice di Merola? Dico, Merola, speriamo, l'ho lasciato che non sta bene, speriamo che mo che torno lo trovo e lo possa abbracciare. Signor May, Merola è morto. Mamma mia, che colpo. E quindi, insomma, proprio saputo così, io in maniera invece, brusca. Io invece ero in una trasmissione. Sì. Una trasmissione dal nostro Tagliamonte, sì. Ecco, stavo facendo la trasmissione, era proprio di domenica, e all'improvviso ebbi una telefonata di Salvatore, ma non hai saputo niente, no, io non so niente, poi dalla regia non si capì niente, Salvatore, sperimentiamo, mandiamo un po' di pubblicità, cioè voglio capire cosa è successo, certo. Cosa è successo. Dall'altro lato c'era poi Antonio Tagliamonte, e ma disse, te lo Salvatore, disse Donino, te lo disse. Sì, sì, c'è tanto Salvatore, mi dispiace, ma Mario è morto. Un colpo. Allora, no, certo. Allora per cortesia adesso no, mandate qualche replica, perché io adesso non ce la faccio. Devo andare in ospedale. Andai in ospedale, purtroppo trovai milioni di persone, giornalisti, telecamere, non si capì niente. Una cosa sola ricordo, che Francesco mi guardò, mi disse Salvatore. È finito. Salutiamo Francesco insieme a Roberto, Loredana, tutti i tre figli, la signora Rosa. Ciao Francesco. Quindi spero che stia seguendo questa trasmissione. Una Rosina, da una Rosina storica. È un bel modo di ricordare tra sì. Amici. Senti Salvatore, è vero che sei molto emozionato, è vero che siamo in diretta ed è il bello sì. Della diretta, ma questi ultimi 2 minuti e mezzo si canta? Ci vuoi regalare così qualche altra ci cosa? Ci salutiamo, dai. Va bene. Sì, te la senti? No, come no? No, sì, va bene. Quando si parla di Merola e si canta Merola, okay. Mi stongo sempre. E prima. Allora Salvatore Merola, canta Merola. Prego maestro, innamorate di te. Lutta da chiara fermate minute, io non rimasi più,
o me triste ti va bene come a me, ma so che innamora di te e come posso sino a panattina come gli amici miei ci ho incontrato, ma perché? Ma che destino, mo che sono sincero, non posso voler bene. Tremano in tuo cuore sti parole che non t'ho detto mai, amore. Faceva sì per me, ma so che innamorata di te e mai lasciati sto bene con me. Sincero, un bozzo di bene, e in tuo cuore sti parole che non t'ho detto mai, amore mio, che fareva sì per me. Rimaniamo tutti in piedi. Io grazie. Ringrazio la musica che mi ha portato a Salvatore Meola, perché sì. Salvatore un po' mi ha cresciuta e anche Ernesto, ci siamo visti tantissime cose in casa, tantissime volte in casa da Iamonte, quindi i ricordi ci sono tanti. Ringraziamo il maestro Ernesto Maie, Salvatore Meola. Il maestro resta con noi. Resta con noi Gennaro, non ci lascia, anche perché abbiamo ancora tanti altri ospiti. Ringraziamo, un saluto. Angelo Ciro. Angelo Ciro, il nostro patron, ecco, il nostro editore, direttore artistico Renato De Carmine e a tutto lo staff di Partenope TV sicuramente in un futuro perché la stagione è appena cominciata televisiva, quindi abbiamo in mente di fare tante altre cose, ovviamente anche con il maestro. Grazie per l'invito, maestro. un onore, io voglio dire l'ultima cosa, un onore è questa sera, è stato per me stare accanto ad a parte un grande amico che già ci conosciamo da tanti anni, amico soprattutto, ma un grande attore, una grande persona. Ernesto Maier, grazie. Allora, salutiamo questi primi ospiti, intanto mandiamo il secondo blocco di fotografie dedicate a Merola e ci troviamo subito dopo con altri due ospiti. Grazie a voi, grazie. Un bacio, arrivederci.
ritrovati amici di Partenope TV, suppongo vi stiate emozionando un po' in tanti, anche perché ricordare Mario Merola attraverso questo special, attraverso gli artisti che ne danno modo, ne danno fiato soprattutto di grandi aneddoti e storie raccontate, noi ecco continuiamo, è vero Antonio? Sì, la nostra propria puntata dedicata ricordando Mario Merola prosegue, quindi dopo aver avuto qui Ernesto Maillet e Salvatore Meola, mandiamo adesso un contributo, un messaggio, un saluto che vuole inviare Cosimo Alberti e poi vi presentiamo i nostri ospiti. Cosimo Alberti in video. Ciao Ida e Antonio e buonasera a tutti i telespettatori. 90 secondi sono veramente pochi per descrivere la mia esperienza con Mario Merola, però ci proverò. Erano gli inizi degli anni 90, frequentavo come studente il laboratorio teatrale al Teatro Bruttini a Porta Alba a Napoli, che sarebbe poi diventato il Teatro Totò. Ebbi la fortuna di essere stato selezionato per rappresentare la sceneggiata Zappatore in forma di operetta al Festival del Teatro di Todi, era famosissimo questo festival. E ricordo la mia esperienza in compagnia, eravamo 25 persone senza contare l'entourage, e ogni sera Mario Merola voleva che tutti noi fossimo al ristorante con lui, si ricordava il nome di tutti, dal primo attore all'ultimo ballerino, senza fare distinzioni di categoria, e aveva sempre un sorriso, una battuta per tutti. Ricordo che al debutto del festival, come primo spettacolo, c'era proprio la sceneggiata di Mario Merola ed ebbe un successo strepitoso. Alla fine 11 minuti d'applausi. Noi sul palcoscenico eravamo sgomenti, sorpresi, ma nello stesso tempo emozionatissimi con le lacrime agli occhi. Inoltre mi ricordo che sono stato uno degli ultimi figli dello Zappatore, nel programma televisivo di Gloriana, Napoli, Parole e Musica, dove fu appunto fatta la ripresa televisiva, dove lui cantava Zappatore e io, in smoking, rappresentavo il figlio che stava nella festa, insomma, voi tutti lo ricorderete. Beh, pensate che negli anni Ottanta qualcuno storceva un po' il naso quando sentiva la sceneggiata o sentiva la sceneggiata di Mario Merola. Pensate, attualmente invece si fanno le tesi di laurea su questo fenomeno che era la sceneggiata. Grazie per avermi dato la possibilità di ricordare un grande artista quale Mario Merola. Un bacio a tutti. Cosimo Alberti, adesso ci guardiamo subito immediatamente questo video che risale, visto che l'hanno comunque proposto nuovamente, risale Antonio negli anni Ottanta, sì, quando sì, questo contadino faceva mille sacrifici per far laureare il figlio in legge. E quindi ci guardiamo proprio questo video con Cosimo Alberti. Felicissima sera a tutte queste signore ingrovattate, a questa comitiva così all'era, d'uomini scicca e femmine pittate. Questa è una festa e balle, tutte che fracchisciasse sti signori, e in caso uscita coppa o sciarabà, senza se le capo le messe a balli chi sono e capo in porta a giuravo da porta e sottrasso del capo musica musicante
fatevi mordolo. Stasera mi sa stomba raligante. A balla un contadino ciappatore. Sentite a me, non come ti discorre. Chi può fare, signora, giù zappato? E sto zappando ancora notte e giorno. E so 2 anni, 2 avvocati, che non scrivono riga a casa mia. O signori, se metti scorne noi, curiamo mette scuol, oh signori. Chi sono? E dillo a sta gente, che sono per un parente, che non lo può cacciare. Musica, musicante. È bella l'allaria. Io mo la cerchi scusa a tutto qua. Si abballa e chiagna dinta casa mia. A casa mia, avvocato, io ho zappato per te, io che la santa mamma tua che ti ha fatto per tuo grande avvocato, picciarilla, palpita e malattia, ci crucicella, fancella, una paziella, povere ridere, povere zumba, giovanottiella, ma giovanotte, e scanna sottolietta, che ti ha fatto per avvocato. Ma che sia diventato grande avvocato, ti scordate tutto quanto. E bravo l'avvocato, bravo. Avvocato, amani con me, e che ci avesse una friccilla e si scadrà sui cieli a terra. Amani con me, avvocato. Amani con me. Mamma tua se ne muore, o sai che mamma tua muore e te chiama. Meglio si tombarava zappatore, o zappatore non si scorda mamma. Ti chiama ancora gioia, ti arravugliate, rindosciato dire, dice sì, ma torna, corre, e mamma tua. Se ven a pigliar loro dopo gli spigli. Chi sono? Voi mi guardate? Io sono padre, sono tuo padre e non mi può cacciare. Sono faticatore e mangio pane e pane. Avvocato, si zappa a terra che è stato fanore. E va a settimana. Parole per ringraziarti.
ci vogliamo sedere un attimino. Dai, sediamoci un po'. Alla chiusura di Napoli, parole e musica. Fammi la prima fiata. Ecco, se vogliamo fare allontanare anche le ragazze, così si vanno a cambiare. Facciamo un applauso alle ragazze. Ma come si può fare? Ma Zappadore, quante volte l'ho sentita da lui? Ma tu riesci sempre a farmi piangere. E quante volte l'ho cantata io? Ma vogliamo dire... Siamo buttati da capo, io sono stata con il lato. È vero. No, voglio dire una cosa agli amici a casa, perché è stata veramente una bella chiusura improvvisata, in quanto senza provare, senza le musiche, lo possiamo anche dire. Allora, grazie al maestro Visca, componenti dell'orchestra, e grazie a Mario Merola, perché senza niente così abbiamo creato Zappadore. Dobbiamo ringraziare Abbiamo già i costumi, perciò Augusto Visca, dobbiamo ringraziare, perché senza partitura, sono arrivato, lui ha detto come la fai in do minore, e lui ha fatto la viola. Quindi, allora, maestro Mero, io sono ancora abbagliata di quella grande onorificenza che hai avuto. Ma tu non hai detto che il primo Zappadore l'ho fatto con te? Lo so. E così che fa? 1967. E così che fa? Basta che sai tu e usaci. Umanamente era tuo marito. Ti ricordi quando andavamo per la prima volta nelle Puglie, poi? Si portava nei Sigiulella, ti ricordi? 67, la prima volta Zappadore ho fatto io, con Gloriana, che faceva la ragazza di paese, la Capuccelli. Cioè la buona. E la grande Rosalia Maggio. Se l'avete vista Zappadore, quante volte, c'è la buona e la cattiva. Mentre nel film la cattiva era Mara Venier. Che poi è tanto dolce e tanto brava. Posso dire una cosa anch'io? Mi posso vantare di aver fatto anch'io Zappatore in America nel 1986 con Mario Mero e facevo l'avvocato? La Cicilina Cosa, pure io. Tu lo vuoi dire? Io sono stato l'ultimo che ha fatto la sceneggiata con Mario Mello. A Todile abbiamo fatto un successo strepitoso, 16 minuti di applausi. E dopo quella volta si è fatto chiudere. Hai visto? Ti ha agito in un recità. Appena si prudù. No, è finito. Diciamo che la sceneggiata è finita un'epoca. Ma chissà se si riprenderà ancora. Mario, la sceneggiata, quella che ti fa palpitare sulla poltrona, aspetta a te. Quando decidi di fare la sceneggiata, incominceranno di nuovo il filone delle grandi sceneggiate. Però io ho sentito che nell'aria c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Forse. Non voglio dire, se non ho capito. Speriamo per scaramanzia. Tu lo sai, quello che fai tu, tu sei la nostra vita, tutto quello che fai. Ed ecco, è arrivato il momento e io ho sempre quei brividi, quelle emozioni sulla pelle. Grande il nostro Mario Merola, ma grandi anche gli artisti, i personaggi che vogliono condividere in qualche modo questa serata con noi attraverso racconti. Ho il piacere, non è stato per niente facile perché ognuno di loro è impegnato e oberato a fare tantissime cose nello spettacolo. Allarghiamo la telecamera, vediamo? Eccoli! Lino D'Angiò! Lucia Cassini! Come state? Salve. Bene. Grazie per aver accettato l'invito. Per carità, con Mario non si poteva dire di no. Non è stato per niente facile, perché lui impegnato con le elezioni di Napoletanità il 25 novembre, tu impegnata per Ischia Forever, tantissime cose. E quindi voglio dire, è stato veramente un'impresa. L'importante è che voi siate qua a raccontarci un po' del grande Mario. 12 novembre 2006, quel giorno che ha un po' sconfitto qualsiasi animo. Io penso che ognuno di noi ha dei ricordi anche molto pesanti. Io lo dico, vuoi raccontarlo prima? No, figurati a te. No, perché prima il gentil sesso, Lino. Assolutamente, non per anzianità, ma per rispetto alla figura femminile e a te che sei stata la mia maestra, quindi per questo, per carità. Allora, io questo giorno del 2006 me lo ricordo in un modo pazzesco, perché lavoravo a Roma alla Chanson e facevo lo spettacolo, e in tutto questo, in questo spettacolo che è Dio Verde, io avevo questa pantomima, io cantavo Zappatore a satire, Zappatore. Una parodia fatta da Dino Verde, che Mario conosceva molto bene, perché anni prima era venuto lì alla Chanson, ma ti dico prima di quel giorno del 2006, meglio quello del 2006. Io ho finito lo spettacolo e venivo a Napoli, non mi ricordo manco perché, e a metà strada
io mi stavo informando che lui era in ospedale a Castellammare, Mario, quindi io tutti i giorni chiamavo, facevo, dicevo, e ho fatto una cosa a 200 e pure di più allora per venire all'ospedale a Castellammare. Come sono arrivato, lui stava finendo, stava, non mi ricordo esatto questo, però comunque io ho visto gente, quello che è successo in quella sala giù quando è arrivato, poi lui che l'hanno portato morto giù lì, la gente sopra le panche, ma no, è stata una cosa che mi ha anche molto impressionato. Io comunque poi ero venuta a 200.000 all'ora da Roma, perché lo volevo vedere vivo, quindi volevo ma lui già era in coma credo da qualche giorno. Comunque sono arrivata, a un certo punto sono salita sopra a questa panca e ho detto mi dovete stare zitti, ma proprio da star male, perché io volevo, era arrivato, volevo, stavo avvicinando, quindi ma mi ricordo, perché non volevano farti entrare? No perché urlavano, volevano tutto calmare, stava lì, il posto era piccolo, sì. Non era molto grande, e poi vabbè, poi dopo siamo riusciti tutti quanti a calmare, a stare vicino, cioè, e poi siamo andati al funerale, io stavo abbastanza vicino a Nino D'Angelo, stavo abbastanza vicino, noi artisti avevano messo di qua, c'ho questo ricordo molto dolce, ma anche molto amaro, perché a Napoli, lo diciamo pure prima, lo sappiamo come sono o come siamo dei napoletani, non lo so. Io non credo di far parte di quel tipo di napoletani che sanno a parlare male, a fare, pure quando uno se n'è andato. Insomma, bisogna ricordare sempre il lato buono e positivo. Voglio ricordare il fatto positivo, è quello positivo. Da chi viene, secondo me, dal popolo, sì, dal pubblico. L'amore che ha avuto Mario Merola è quello, anche quando prima diceva una sceneggiata, ma io penso che abbia avuto un successo dopo anche, ma fantastico, tutti quanti l'hanno adorato, chi l'ha detto prima, hanno fatto le tesi addirittura, prima parlavi, io ho fatto la sceneggiata, ci ho fatto Mercurio, Ramando, Carmen, qualche altra cosa con Mario, e praticamente non era sempre bello come è stato dopo. Però io mi divertivo assai, mi piaceva Mario. Lino, Mario ricordo tu. Aspetta, ma vuole chiedere a me una cosa? No, ricordo tu. No, la puntata è difficile come questa. No, è difficile. Io te l'ho detto, lo dico io. Ci devi dire qualche cosa, io devo cercare di... No, allora, io personalmente sì, non voglio accodarmi a una giornata triste. Per me Mario rappresenta sì, un ricordo bellissimo della mia vita, della mia carriera, per il fatto soltanto di averlo conosciuto. Beh, per me che ero ragazzo, no? E vedere questa icona gigante e avere anche, credo, la stima da parte sua nei miei confronti mi porta comunque a ricordarlo sempre con gioia, con divertimento, perché è legato comunque a certe cose che ho fatto e quindi sono felicissimo di ricordarlo sempre con allegria. Ma cosa ti diceva per esempio Mario ogni volta che ti vedeva? Lui non gli diceva niente. Dai, no, allora, dopo voglio sapere a te. Racconto questa cosa che è un retroscena abbastanza incredibile. Io stavo preparando un programma che si chiamava Piazza Pulita e praticamente io volevo che questo programma ci fosse Mario. Era un programma dove io prendevo in giro i talk show, c'era la Contessa de Blanc, personaggi veri, finti. Ogni puntata ci doveva essere un tema da trattare in maniera simpatica e lui doveva stare su un trono, questa era, me lo immaginavo così, vestito da zappatore, con la zappa così, e a chiusura, diciamo, della puntata poi doveva darmi tipo l'imperatore, il pollice verso, pollice su, sul tema. E lui doveva fare questa cosa, lui era felicissimo di fare questa cosa. Accettò. La miseria, come no? Lui nei miei confronti, vabbè, poi posso raccontare un altro aneddoto in greco. E allora praticamente lui doveva fare questa cosa, poi slittò il programma e lui non poteva più farlo, purtroppo che aveva degli altri impegni. E questa cosa a me dispiace tanto, poi dopo venne non sostituito, ma si pensò e mettemmo Loredana Lecciso in quel ruolo. Però io ero talmente stufato che volevo, mi ero immaginata a Merola, che decisi di fare l'imitazione di Merola. Mm. E credimi, cioè io feci preparare la parrucca, sì, feci preparare tutto il lattice per la faccia, mi truccai il vestito, eccetera. Ma io ancora non lo avevo pronto. Ricordo, mi preparai, mi truccai e tutto, andai davanti alle telecamere, dissi, registriamo, vedremo che succede. Io guardavo me nel monitor e vedevo Mario Merola e ci fu una magia che mi è capitato soltanto in quell'occasione con tutti i personaggi che ho imitato, che
come se fossi, come dire, preso da Merola. Cominciai a assumere proprio gli atteggiamenti di me. E cominciai a fare, aceva la voce, così, automaticamente. Non capetto mai chi. E accetta l'imitazione. La registrai e facemmo il programma. Prima puntata, va in onda questa mia imitazione di Merola, eccetera. Giorno dopo, telefono, Merola mi chiama. Ma non c'è capito. Ma com'è? Io non ci stongo. Ma ci stongo lo stesso. E mi manca i soldi. Bella questa, Questo è un ricordo. Tu hai ragione, ma le voglio bene. Ma se ne è dato giù, faceva fa. E poi sei contento e soddisfatto. Sì. Poi vediamo, perché abbiamo poi anche un filmato, però vogliamo partire con una scena proprio che è diventata cult del cinema italiano, europeo. Tutti gli amanti di Mario Merola, ma soprattutto anche perché viene trasmesso spesso in replica da vari canali privati. E ci vogliamo vedere questa serenata calibro 9, dove c'è proprio il pezzetto di Lucia che va a cantare per la prima comunione del film di Mario Merola. Vediamocela. Per cominciare ad alietarci un po', reduce dai più grossi successi in campo cabarettistico, teatrale, televisivo e non si sa più che, abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi Lucia Cassini! Mio signore, buonasera, qui sono Lucia Cassini e questa signora qua seduta è Maria, la donna mia, non nel senso di due donne e due gibelli, nel senso che io faccio la parte del maschio italiano, un certo tipo di maschio italiano un po' geloso, scusi per esempio, una busca, e lei, poverella, è la mia donna, e io sono un guapo. Lei mi vuole lasciare, non mi vuole più sposare e vuole andare a sciare. E io qua, poverino, guardate e combino. Maestro, musica! Che gli attentano, a zappare le mie picchie, io sono un guapo. Il San Giuseppe la festa fa chiarosa, perché mi chiamavano dopo l'anni, io sono un uomo, bella che faccia bello, questo occhio è bella, una stella sì. Tu così fonte stelle mi pungi il cuore e mi fai morire. Avevo una sposata fino a un mese, ma tu dicessi mo tengo da fare. Lo sai che ero carato, devo andare. Io sono nata per sciare, non mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca Marì, mi spacchi il cuore sì, ma facci lecca Marì. In un te faccio sci, ti scassi sci, ti scassi sci. Se tu resti con me, tu compri sciù, tu compri sciù. Ti potrò uscire, povera te, povera te. Se scassi sci, non tu compri sciù, te lo uscire, io me ne freghe. Breve, in giù vostro zoo, per la sciata se perdo a me. Non trovo andate meglio, ti assicuro se che se fai la sua scelta, vedo non ti sposo più. Brr, Marì, e non mi fa arrabbiare. Tu lo sai Marì, io sono un uomo di mondo, ma non io non sono geloso. Però tacire, bocca che bella bocca che tieni in bocca, ma che ne so. Quando che stessa bocca che tieni in bocca mi hai detto no. Mi fai parlare solo come un matto. Tu preferisci la neve non su cor, che imprega tutte palpita d'amor. Vuoi partire per sciare e mi resti solo qua. E non sa bene, sei una vigliacca Marì, mi spacchi il cuore sì, ma fai cilecca Marì. In un te faccio sci, ti scassi sci, ti scassi sci. Se tu resti con me, tu compri sciù, tu compri sciù. Ti potro che sce, povera te, povera te. Ti scassi sci, non tu compri sciù, te lo sce, io me ne freghe. Bre, in ci posso un zoo, per la sciata se perdo a me. Non trovo andate meglio, ti assicuro se che se fai l'altro certamente non ti sposo più. Brr, Marì, non mi fanno guardare, Marì, tu lo sai. Io ti voglio cagare con te, ti faccio male. Marì, ti voglio cagare con te. Marì, ti faccio male. Marì, io ti voglio cagare con te. E che sto femmino io, e può fare che la capo tu. Chiani, che la chiani, ma perché chiani? Che chiani a fa? Questo mi intenerisce, mi vuole stupire per chi ha scià. Se mi tocco pulonia maglielana e scarpa chi ne chiovi e i pantaloni. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai cos'è? È una papera, questa è. Però la chiamavano coscia lunga. Marì, non ci posso più fare, non ha sciato per da me. Marì, mo da appare mazzata, eh? Schiaffo mortale con rullo. Doppietta! Pingi con tutto! Non so bene! Sei una vigliacca, Marì! Mi stacca il cuore, sì? Ma facilezza, Marì! In un te faccio
scizzi, scazzi, scizzi, scazzi, scizzi. Se tu resti con me, tu compri sciù, ti potro visce sce, povera te, povera te. Se scazzi sci, non tu compri sciù, te le tue sce, io me ne freghe. Bre, in giù potuto, per la sciata tu perda me, non romante me liete. Ti assicuro se che se bella tu certamente non ti sposo più. Per la sciata tu perda me, non romante me liete. Ti assicuro se che se bella tu certamente non ti sposo più. E ti scazzi sci, non tu compri sciù, te le tue sce, io me ne freghe. Ti scazzi sci, non tu compri sciù, te le tue sce, io me ne freghe. Bella Lucia, questa no, bionda travolgente, ma non è che adesso non sia travolgente, corti, no, avevi i capelli corti, eri magra, ma anche adesso ti trovo in splendida forma. Allora magra, vabbè, allora erano non so quanti anni fa, una allora quarantina, tutti magri. Tutti quanti. Qualche retroscena di questo Dai. Film. Guarda, questa la devo raccontare, io praticamente ero al Bagaglino con Oreste Lionello, vincitore. Sì. E facevo lo spettacolo là e sul finale io cantavo, ognuno c'era, c'era anche Teo Teogoli e io avevo questo pezzo della bambola. Una sera capito Fellini là che veniva a vedere lo spettacolo, stava sempre, veniva sempre con noi e voleva questo pezzo mio per la città delle donne. Io sempre sì a tutto quanto, sì maestro non c'è problema, andai là con Maurizio Main che era l'aiuto regista, andai e presi gli accordi perché là la città delle donne c'era pure una bambola impiccata, cosa, certo, vabbè. Che faccio? Dopo un po' di tempo, la città di Londra non si faceva, mi chiamarono con la regia di Alfonso Brescia per questo film per fare questo qua. Allora io dissi, ma secondo me chi non si fa chi? e accettai di fare questo qua. Bene ho fatto perché con tutto il io l'ho fatto pure quello di Fellini. Faccio un'altra cosa, però chi su casa stavo dicendo prima con Lino, vado ovunque tutte le sere, ancora mo, a gente mucchina ancora, perché è un film che è andato alla grande. Ma cosa quante diceva Mario Merola però della Bamba? L'avete ripetuto? No, io niente. Io sono andata, ieri sera Lucia Cassini mi presentava a Fuglio, ho fatto qua e me ne sono andata. Tanto è vero che dopo questa mia scena arrivano i rapinatori che poi fanno quel salto indietro bellissimo, hanno parlato tutta la storia del cinema, perché fanno su salto e vanno là. Io entrai in quel momento, era una ragazzina, entrai in quel momento e mi dai la paura perché dice oddio stanno facendo la rapina, mi acchiappano quelli e mi portano. Una volta era un brano che io ho fatto in televisione, lo facevo spesso tutte le sere in teatro, però che è successo che poi sono dovuta andare da Fellini a dire che non lo facevo e andai là e disse maestro guardate io ho fatto un guaio perché l'ho fatta nel film Mario Mello, lui stava fammi un'altra cosa e mi fece fare la canzone col pazzariello nel film, cioè, mi è andata bene, l'esclusiva quindi era di Merola. Ma ti stavo dicendo, ti stavo chiedendo come l'ha presa il fatto della bambola, no? Chi? Mario Merola. No, Mario Merola gli piaceva tantissimo. Sì. Anche perché gli piaceva già di scassesci, perché io poi ho lavorato con lui, ho fatto gli spettacoli, le serate, quando potevo gli procuravo delle comunioni, delle Ave Maria. A lui piaceva, mi chiamava, quante Ave Maria per me? E io facevo, io ho questo ricordo del cuore meraviglioso. E io andavo, l'accompagnavo, poi diciamo, a parte, lui ha fatto Piazzetta Merola, una trasmissione televisiva che è andata alla grande, poi mi ha passato lo studio perché io dovevo fare questa trasmissione e disse no, l'unica cosa piacere che lui non stava tanto bene, l'unico piacere che mi fa mica voglio fare Piazzetta Merola e metti Piazzetta Cassini, c'è ti maestro ma come faccio a mettere Piazzetta Cassini, io metto Piazzetta Merola e te, se vedi ci sta proprio un pezzo che facciamo io e Ida Rendano che cantiamo e dedichiamo a Mario Merola e dietro che c'è dietro scritto. C'è scritto Piazzetta Merola e noi le cantiamo dal vivo, è bellissimo. I racconti continuano e proseguono, ma intanto vogliamo vederci anche il filmato, il video che abbiamo tratto di Lino D'Angiò quando c'è questo incontro tra l'imitatore e l'imitato. Ma se ne vanno! Fabio! Non è la difesa! Mimmo da! Mimmo! Non è la stampa vicina! È un onore avere un bacchero da Don Mario! Bravo, piglia le nata! Piglia le nata, ancora! No! Mimmo, per tutto quello che io ho fatto per te, ricordati! Tranquillizza Mario. Mario. E lui è il colpevole. Mimmo. No, Massetto. Secondo me questo è quello vero, Nino. Questo è quello vero, Olè! Dangelo.
Mario me! E Ivo no! Chi da già buffe pacca? Mario me, uno solo, ma buono! Perché? E allora? Anche il comparello mi aiuta! Kate Piz! Buonasera Mario maestro! Ti sei divertito? E paparello ristorante! Ma che pubblico! Ma infatti! Ma che vuol dire? Ha ragione il maestro Lino! Ma che ragione! No, tu l'hai rovinato! Adesso quando canta la canzone E figli o sai che sono su pizzicora, tutti quanti pensano che sta pensando i figli e paparella, no. Hai capito? Ti do il microfono così non mi puoi dare schiaffi. Ma perché tutto quello che ho detto? Sì, no, si sente. Non lo ripetiamo un altro. No! No! Piano piano. Bravo, mamma! Ma guardate che gente! Mamma! Ma guardate! Io! Ma già buffe pazze! Vabbè, ma io ho cercato di dare maggiore risalto. Io ho parlato a caso con mia moglie, i miei figli. Quante puntate hai fatto? Queste 13, anche 13. E io da quante puntate sono uscito? È dalla seconda, 12 puntate. 12 due pacche la puntata. Ah, tu, 24. 24 pacche. Mamma mia. Sì, un poco anche di qua, Mario, perché se... Ah! E allora... Ma sente qua? No, si sente qua. Ma sai perché ti ho baciato? Perché sei un grande artista. Troppo buono, Mario, no, ma mi commuovi. Dopo Bassolini e Ervoli e fatti il pizzicapro e Mario per qua si crolla! Si crolla! Si crolla! Si crolla! Scusa, Mario però, ti ringrazio, sono grosso pure i pacchere però che mi dai, perciò ti ripeto, sei un poco anche di qua anche per par condicio. E che bella femmina tiene vicino. Mi sta andando proprio male questa sera. È abbastanza, stasera non è sera. Però scusa, vicino alle telecamere. Ecco, beh, a te tu le sa buffie pacchere, a essa le sa buffie vasa. Sì, ecco, vedi che differenza. Beh, mi sembra anche normale, giusto? Spero male. Che non sia il contrario. Voglio dire, sia per lei che per me. Però una cosa che ti volevo dire, io, ma quando tu tornavi a casa... Sì. Ecco, dopo questa mia imitazione, i tuoi nipoti, ovvero sì, i bambini... La nipotina di Camillo! Un nonno, Guarone! Guarone! I bambini non facevano! I bambini non facevano! Sono chi che faccio stasera! Insomma, sono carezzo! Tu lo sai, Dino, ti voglio bene! Dice, sei visto? Ma quale nonno? Ti dai un scemo! Grazie, troppo buono! Che buono! Troppo buono, troppo buono! Però complimenti! Ah, grazie! Complimenti! Alice e America! Sciacca e America! Però una volta soltanto mi puoi dire, i bambini fanno E credi? È una canzone, tu dici, i bambini fanno I bambini fanno Esattamente! Grande Mario Merola, io mi sono permesso di imitarlo perché se magari il personaggio che io ho imitato magari ha avuto successo è perché lui è un grande, è facile magari imitare e avere successo quando si imita un grande, lui sicuramente lo è storia di Napoli e quindi credo di essere io onorato di aver fatto. Grazie, però hai fatto un grande non te lo mettiamo perché, questo qua è bello perché mi hanno messo il microfono 3 ore prima e ora non c'è, mi hanno messo il microfono 3 ore prima E ora non so, poi dopo. Eccolo qua, te lo metto io. Ecco qua, faccio. Nella colluttazione era andato bene. Sì, nella colluttazione, sì. E quando mo diceva? Vabbè, ma ne faccio. Si sente adesso? Si sente adesso? Si sente? Tutto ok. E allora cominciamolo qua. No, vatti a sedere. Pigliamo posto. Volevo dire che hai fatto un grande acquisto. Ebbè. Un domattino d'accordo con me, però. Però. Sono guadagnato almeno nella bellezza, degnamente. Ti accompagna Loredana lì e tu magari se ci dai il piacere di sederti. Tu c'hai il nome di mia figlia. Sì. Loredana. Ah, sì. Allora accompagniamo di nuovo Loredana. Prego. E Mario Merola originale resterà con noi in questo talk show. Ecco insieme a Mimmo Dani Rowena. Mimmo Dani, che bella cosa. Merola. Nome Mario. Super Mario. Segno zodiacale Ariete. Zappature. Il vostro piatto preferito? Spaghetti a pomodoro fresco. Purpa al metro. Ristorante preferito? A Sorrisi.
La vongola scarlatta dal 1872, chiuso il martedì. La canzone del tuo vasto repertorio che ami di più? Zappatore. I bambini fanno... La persona a cui sei più legato. Sentiamo. Un barilla. Il vostro film preferito? Il film preferito? E i figli sono piazze e cose. Ice White Shot. Chi è il tuo repito? Nessuno. DJ Francesco. La DJ parolaccia Francesco. Preferita? Attenzione. A me c***o. Randall. No. Il programma TV preferito? Che dice? Non ce l'ha. Nuovi. Ballarò. A me ballarò. Ballarò. Non mi piace. E che è ballarò? Ma che ne sa? O con barella me la hit. Ma che una strada di fuori, una strada di palermo. Ma che ne so? Sentimi che dice. Animali preferiti? Animali preferiti? I cani. E paparella. E adesso si faccia una domanda e si dia una risposta. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sempre, domando sempre a Mario Mer. Ma perché io gioco? Ehi. Io voglio rispondere di chi? E paparella. Ma se non gioco, che maronna che mi fa? Si faccia una domanda e si dia una risposta a me. Perché non mi portate il paparella? Perché? Ha risposto. Paparella a me! Perché chi è la grande c***a? Hai capito? No, io che c'entro io? Che c'entro? Da già spacca faccia. No. Da già, spacca faccia. No. Chi se fa? Piano piano. E adesso il gran finale. Cosa vuoi dire all'altro Merola? A Drucci, te vas a me stimare. No, a Drucci, tu no, tu te a Drucci. No, no, no. Questa è la scatola sumare la terra. Cerchi tu. Tu, a Drucci, tu. Ma non c'è una divisione. A Drucci, a Drucci. Nuovo in poche parole, quanti pacchi? E poi, guarda, per fortuna posso svelare che erano pacchi di scenografi. E Gianni Simioli rideva, riconoscibilissima. Qua vedi, vengono sul collo, quindi non fanno male. Ammette ci facesse male. Ammette. E la perla invece imperdibile di Piazza Pulita del confronto? Là ci fu lui quando venne ospite, poi organizziamo proprio l'intervista doppia, io vestito da lui e Gianni Simioli che ci faceva la domanda, rispondevo io, rispondeva lui, che però poi questa intervista doppia finisce a paccheriate da tutte e due. Ecco, quindi altre parti. Chi so com'era? No, tu ci uovava, cioè. E gira ancora sui social, ogni tanto molto visto, molto visto. Quindi era proprio un suo biglietto da visita questo degli schiaffi. Vabbè, ma è chiaro, me l'aspettavo perché no, diciamo che credo che tra me, io e Fiorello siamo quelli che abbiamo acchiappato più schiaffi da meno nella storia della televisione. È vero, quel maestro. Fiorello ne ha acchiappati parecchi. Coinvolgiamo anche il maestro Gennaro Carbone che voi conoscete, tra un po', ecco, farà cantare anche la nostra Lucia Cassini. Stavo proprio dicendo, Lucia, ci vuoi regalare qualcosa di Merola? Io c'ho un ricordo. Amma per Lucia! Amma! Canta con la Lucia! Fino a che hanno avuto con me, scusa! Che può cantare! È bello bagnato! Allora dopo ci canti qualcosa! Io mi devo mettere pure gli occhiali, figurati! Lucia perché, Cassini, tutto improvvisato col maestro Carbone. Sì, facciamo veramente improvvisato. Perché io questo ce l'ho da allora, la cantammo insieme a lui. E guarda che tengo. Falla vedere in telecamera. Guardate per curiosità. È tutto fa schifo come scritto. No, che fa schifo, dai, ti capisci solo tu. Il microfono me lo può mettere, boh. Vabbè, allora, appoggiamolo qua, così lo leggi. Allora. Qua. Ok, aprite il microfono. Aprite un po' il microfono. Ma non vuoi cantare con me, Nino? Io guarda, me la ricordo. Ma non so neanche che canti, in verità, veramente. Aspetta, vieni bello, ma aiuti, dai. Sì, vedo bene. C'ho gli occhiali, scusa. Io ti faccio soltanto, io ti dico soltanto è bello magnà, ok? E poi mette gli altri così. Sentite a me, non mi parlate di dieta. Non me lo vado svizzero magnà. O brano vegetale, o fiore latte, queste schifezze a me non me la vi darà. Quando mi sente vuota, malamente, ma tu sa che questa ricetta che mi fa sarà. Ai papà, gli spaghetti che i purpurielli, cucinati dall'acqua e mare. Che massa scritta qua?
E Maruzziello. Sì. Ah, mise i cefali Maruzziello e taranto le quantità. Vuoi ma vita, fa capace. Vabbè, qui ma vita fa capace, in coppo mondo non ci sta. Nata cosa che è più bella, che è più bella Romagna. È bello Romagna, è bello Romagna. Favorite che faccia consulà. Favorite che faccia consulà. Facciamo l'ultima parte insieme allora. Vuoi ma vita fa capace, in coppo mondo non ci sta. Una cosa che è più bella, che è più bella Romagna. È bello Romagna, è bello Romagna. Favorite che lo faccio consulà. Grande Mario Merola. Ma grandi voi. E grande anche la satira. E grande la satira di Lino D'Angiò. Lo fai proprio tale e quale, davvero. È incredibile. Con l'aiuto suo. Approfitta. Un altro aneddoto che ti posso raccontare. Devi raccontare. Che lo racconto non per vantare me, ma per dire quanto poi sia stato grande Mario Merola, che tutti quanti vedevamo come un personaggio, ma era di una dolcezza e di una umiltà enorme. In un altro mio programma, che era Avanzi Popolo, sì, viene ospite. Allora io concordai con lui uno sketch di fare Zappatore. Io facevo scendere delle persone del pubblico che ballavano, a un certo punto lui entrava e entrava insieme con Concetta Mobili, con scialla nera, e cantava Zappatore. Finito di cantare Zappatore, lo sketch era che io poi lo guardavo e facevo: scusate, ma chi siete? Oh, ma chi sono copata? Guardate, ma avete sbagliato casa, questa chi c'è qua? Perché questa non è casa scogna lì. No, questa è casa D'Angiò. Avete sbagliato casa, ma non ci capite, senza cercare permesso, trasito. Chiedete a un portiere prima di entrare e dare fastidio a uno, disse, scusate, agiate pacete. A che in quel momento il programma era in diretta, io non so come, perché sai quelle cose, mi vede di dire, scusate, veniate così, ma non ci capite. E disse a Merola, addruccete e vasama stimmare. Io mentre dissi questa cosa, dice, tu mamma mia, che sto dicendo? Ma ci fate cosa sto dicendo? Certo. E invece lui si abbassò e mi baciò. Questa cosa a me chiaramente fece dei punti proprio incredibili. E lui, da questa cosa, lui mi fece capire che aveva molta stima. Un altro aneddoto, stavamo a Milano per il programma quello con Mike Buongiorno, Viva Napoli, mi sembra. Sì. Dopo andiamo a cena dal pugliese. Come no? Comunque lui viene vicino a me e io avevo finito un programma, era il 1999, a che viene vicino e fa, ah giorno, andiamo a fare un programma giva. Io tengo già a capo, l'idea era un programma. Io stavo seduto, lui stava vicino così. Io dico, figura. L'idea già tengo il titolo, lo chiamava Piazza Merola. Piazzetta Merola era quello allora. Io lo guardai così, ma lo guardai. E lui guardava e dice, Merola da giù, Merola da giù. No Mario, ma io dicevo, no, per carità, ma era prima ancora di Piazzetta Merola. La coppia deve essere dirti, fissa. Per dirti quanto fosse umile lui. Sì. Il ricordo di un uomo generosissimo. No, pure devo dire due cose sempre di questi ricordi. Certo, qua. Vai. Allora a Sanremo noi andavamo sempre ogni anno e facevamo la trasmissione posso dire televisione? Sì. O canale 21, sì. No, e facevamo le dirette. Io andavo là e facevo le tassine, devo muovere a casa vicino a me. E vabbè, e mi metteva là e mi faceva cantare ogni tanto, eccetera. Poi improvvisamente spariva. A me mi avevano detto che lui andava a fare delle iniezioni. Invece lui mi lasciava a me, i cameraman, tutte cose là, io dovevo condurre. Col fatto che poi, avendo questo rispetto per lui, questo affetto, non so come lo vogliamo chiamare, affetto, rispetto, amore per Mario, e poi perché lui si diceva, questa è una signorina, questa ha fatto scuola, perché bravo, chiaramente io ha fatto scuola, signorina bello, Cassini, sì, che non ero da a Cantanducchi a Gendarme, io ero nata, sì. Allora lui aveva un rispetto per me, però io lo, allora facevo, Mario, ma mo che già fa, facevi, ma già fa due iniezioni, ma quali iniezioni? Che lì là si va a giocare,
arrivavano là e delle volte non tornavano e quindi eravamo costretti, facciamo dirette con la trasmissione, a chiudere la trasmissione. E questa è una cosa. Prima parlavamo cosa, del gioco. Lui c'era proprio una passione. Sì. Infatti io tutte le Ave Marie che gli ho fatto fare, secondo me sono Ave Marie che lui va a giocare. Ma non aspetta un momento, non pagando la mia Maria. Però, ma a me, io lo racconto con affetto come il pezzetto che dovremmo vedere, che è l'ultima cosa che ha fatto con me, mi ha chiamato lui, ma che non mi fa fare sta cosa? Io sapevo che non stava bene, per cui dice no, ma io chiamai andando del Mario, che è registrando, e io disse Nando, dobbiamo andare a casa di Mario. E lo trovai col pigiama, lui c'aveva, stava proprio col pigiama. E questa è bella, devo raccontare, e stava vedendo, come si chiama, il film Quo Vadis, e voleva sapere a me, ma si è detto, ma ti ma fa sta cosa, come va a finire questo film? Si è detto, non preoccupare, ma te lo racconto. Allora dice, fai una cosa, questa è una cosa che racconto, guardate, proprio col cuore, perché è una bella cosa, e disse, ma però mi fa una cosa, non, adesso mi fa che muove là, scuccia rosa, perché mica posso fare con pigiama questa cosa. Allora guardò Nando e disse, sentite, ma si vede se io lo faccio solo con la camicia? Disse Nando, no, io vi dico, fino a qua, non vi preoccupate. Allora vai dall'armadio mio, e io sono andata là, gli ho scelto la camicia, che poi vedrai, quello che ho scelto l'ho scelta io, e poi facciamo questo finale che si fa, la compagnella mia ti ha voluto ben assai, e fa così con la mano, e per me che vuoi fare? Un saluto. Io l'ho preso come un saluto, che non ha fatto più niente. Che dopo un mese e mezzo, ha commentato voluto bene assai. E questa invece le scenette con Merola, com'erano, Lino? Cioè, a sbafo, però. No, vabbè, io, per esempio, quell'anno che feci Viva Napoli, e dopo si va al ristorante a Milano a mangiare. E come no? E erano tutti quanti lì, era uno spettacolo, perché poi io ho visto delle scene che restano nella mia mente, perché puoi immaginare, cioè io che vedevo questi mostri sacri, a un certo punto ti esce Mike Buongiorno da lì, e poi vedono a Mike Buongiorno mettere in coppa all'est, in coppa una seggio, perché va a fare tutto, Ace, che Mario che dirigeva, erano delle straordinarie cose, e Mike Buongiorno, siamo felicissimi, abbiamo fatto un festival, delle situazioni straordinarie. Io ho visto una scena in quel ristorante, questo titolare di questo ristorante, io pugliese, è un fan di Mario, e c'aveva tutte le fotografie con Mario. A un certo punto io ho visto una scena di Mario in piedi su un tavolo, gli passavano i piatti, e tutti quanti, oh, Mario, oh, e rompeva i piatti. Con questo pugliese titolare che mentre faceva la carne a vista piangeva sulle note di Tuca non piagni, e la moglie gli asciugava le lacrime, e io a tavola avevo mal dei primiti che faceva, ma perché Mario rompo piatti? Lascia spiegare. E io guarda Mario, e dice a te, se mo Mario dice che ce ne ha mai detto qua, noi siamo quello e ce ne amma, capito? Quindi fai capire a Mario. Cioè, delle storie incredibili, ma. Io pure c'è una cosa bella. No, io voglio sapere la versione femminile di Zappatore. E questo te lo dico, perché praticamente Dino Verde scrisse questa parodia di Zappatore, in cui c'era tutto, l'avvocato, i ballerini che facevano i scene, e praticamente io arrivavo vestita con le cose comunque, e cantavo Zappatore. Allora facevo questo fatto, mi posso alzare un momento, e fa ta 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 ta. Maestro, ma come mi piaceva, mi fa sta cosa. Allora una sera io vedevo, perché lui ma si muovevano, si muovevano. No, perché tu hai fatto questa cosa? Ma io la facevo, io la facevo al femminile, però. E pensavo si nascondesse un movimento. Tutta la c'era tutta la famiglia con l'avvocato, tutto quanto. E io invece entravo io e facevo. E io come mi divertivo, ma come godevo a fare questa cosa? Perché poi le immaginiamo gli uomini, no? Come godevo. Giustamente. Pure da un po' grande fa, era ancora più bello. Dino Verde mi disse, tu vedrai che acchiappi ogni scena, perché poi faceva, andate a fare angurie tutti quanti. Era molto, è ancora attuale, basta cambiare. Io avevo invece una parodia di Zappatore che faceva uno spettacolo a Cendomerola,
che era uno che portava i condizionatori. Cioè c'era il... era una festa. Cosa che stai usando? Già scordiamo. Portava i condizionatori, una festa di ballo dove praticamente stavano tutti sudati perché questo era tir, cioè non mettevi i condizionatori. E io c'è questa cosa vicino a chi sta, alla mamma tua c'è una moro, lo cavara, non so che mamma tua muore e si squaglia. Ma da personaggio versatile il quale sei, perché no, non ce la fai ascoltare? Ce la fai ascoltare? La perché una sera io vedevo che la gente rideva, però, sai, Cianzone era piccola, rideva però non la vedevo come le altre, dice, ma che è? C'è Steve Mario che era arrivato e si era seduto, io lo chiamavo una specie di nicchia, la chiamavano così e si era messo là. Allora a un certo punto, lo vedi? Che poi ci vediamo spesso, noi lavoravo con lui, quindi ci fermiamo, allora si fa, ah sì, tu fai questo fatto, però devi essere meno godereccia. Dice, ma perché maestro, ma che sto facendo? È perché sei, le parole sono belle, ma stai troppo esagerato. Evidentemente, il bancarello si muoveva abbondantemente. Poi un'altra volta invece quella cosa che tu mi hai detto, gli altri ospiti, sì, cioè quei cabarinieri, io ho lavorato con i cabarinieri, con Mario e Nunzio Gallo. Mario, la trasmissione era a Telenapoli, allo Schiribizzo, la regia di Arnaldo e Lelea e giù, eravamo proprio una cosa di ragazzi, ma manco 20 anni, 21 anni, e allora ci avevano messo Nunzio Gallo e Mario Mello, ci avevano pigliato nei cabarini, ci avevano messo la e ci avevano legati. Ah. E quindi lui ci venne a sciogliere per farci andare lì a cantare, a fare, e lui certo chi parla male, perché noi cantavamo Ciccillo 5 gradi in Docavone, era un abituera, cioè, però dopo abbiamo fatto anche il festival di Napoli e facevamo una sorta di pace, che era, era finta, una litigata finta, però ragazzi, questi sono e si poti! Aspetta, così! Io sono pronta e preparata! Ai da piccolo! Ecco, senti, canta, canta! Che vuoi cantare? Quello che vuoi, pure zappatura! No, ma se ti passi una! Passione! Tu, passione! Tu, va, no, canta tu! No, tu! Dai, Ato, facciamo cosa! Dai, Ato, vai! Sì, Ida, che sei bravissima! Vai. La facciamo! Va. Vai! Sono bella! Passione, passione eterna mia, che vostra gelosia pur in te suona ma fa schiave te, Valena, io ti chiamo Valena, quando tu mi vuoi bene, e mi attacca sto bene, non trova che io a me. Io volevo che la cantaste voi. Ma io non è che metto a cantare. Però un'altra cosa che voglio dire. Lui, il zappatore, deve cantare. Quando io. Senti a me, mi metti fa Merola. E diceva, annaggiate le cose. Ma c'è questa cosa di Paparella. Andare il Paparella. Che non era una cosa che lui diceva, un tormentore. Andare il Paparella. Ah, il Paparella c'è i soldi. La cosa divertente è che poi lui usò questa cosa per se stesso. E infatti io poi lo sentivo da lui. In realtà non è che lui la diceva lui, a me ne uscì Paparella e lui poi si prese questa cosa. E lui quando andava ma da come dice lui, ma da nei Paparella. Sì, perché lui poi al cerco, contrario. Si diceva nei ban, però è rimasto Paparella anche. Sì, ma non era, non lo diceva lui. Lo prese da te, lo prese da te. Ma anche al Codice d'Angiò partecipò Mario. Codice d'Angiò No, non ha partecipato al Codice d'Angiò. Solo Avanzi Popolo e altri. Avanzi Popolo venne ospite a Piazza Pulita. Visto che siamo in diretta, il bello della diretta. Dopo Cantalino. No, il bello della diretta, volevo dire al regista se ha sotto mano delle foto che avevamo scelto di Lino e di Lucia con Mario Merola. Ma io in questi giorni mi stanno mandando un sacco di fotografie della festa, tu ci stavi pure, alla festa di Mario con Rosa. 70 anni e poi la carriera, ma sono bellissimi, hanno mandato, ogni tanto esce qualcosa. Esce qualche ricordo. Vediamo qualche foto, dai, sia di Lucia Cassini. Lucia e di Lino dovrebbero esserci delle foto di repertorio. Sì, vai. Allora,
Allora, popolo di Partenope TV, sempre speciale Mario Merola con Lino D'Angelo e Lucia Cassini. E poi Mario ha inventato, inventato un modo anche di cantare. Cioè, a parte il fatto della corona, no? Perché tu, quella là, che ne so, tipo... Tu caro di agne e ci fai. Quella caratteristica di Merola. Ma anche per esempio Zappature, lui c'aveva questa cosa bellissima che c'era prima il piano. La ecco. Signora avvocato. Vai, vai, vai. Oh signora avvocato. Sentite a me, non mi va a dire su. Io mi fa signora c'è zappata. E sono zappata ancora, notte e giorno. E poi? E sono due anni lui. Avvocato, a non scrivere un'unica a casa mia. Oh signoria, si mette scorni in lui. Pure io mi mette scorni, oh signoria. Chi sono? Voi mi guardate, sono padre, sono copato. E non mi può cacciare. Musica, musicante. Fatevi molto onore. Si sa padre che stasera mi sa assumere di canto. A balle canto un contadino zappatore. Oh, grandiosi! Bello, bello. Ma, no, ma io devo venire una volta. L'improvvisazione va bene. Faccia parlare. Questo è il programma che fa per le improvvisazioni. Chi non ho capito, io pensavo questo. Scusate. No, ha detto allora, torni e ce la fa zappatore. Torni e la fa. Qualunque mi faccia la parodia. Dio zappatore. Guardi che a lui piaceva tanto, era bella. Il zappatore. Magari me la metto con la faccio con Collino. No? Prima, di prima di salutarci abbiamo un altro contributo. Vai. Di un saluto che Mario Merola fa Lucia Cassini, l'abbiamo tratto proprio dal film DNA targato Napoli. Sì. E lo vediamo e poi ci salutiamo. Lucia Cassini, 40 anni di questo mestiere. Che bello artista, ha fatto divertire tanto. Ha fatto anche qualche film con me, è stupenda. E oggi faccio gli auguri di altri 40 anni. Auguri Lucia Cassini, accompagnella mia, mi ha fatto piacere assai. Ciao, che bacio, auguri per i tuoi 40 anni. Bacio a Mario Merola. Oltre a sapere anche di voi in questo periodo cosa si sta muovendo, mi rivolgo prima a Lino D'Angiò con queste lezioni di napoletanità insieme ad Alan De Luca e Amedeo Colella. Sì, 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 stiamo portando in giro questo spettacolo che è divertente e culturale e divertente. L'ho visto. Esce erudito, ma esci divertito. Io devo dire, l'ho visto ed è molto bello. Mi sono divertita tanto a leggere queste cose di Collella con te. Sì, molto carino. Devo dire, abbiamo fatto il teatro Totò, due settimane è andato benissimo. Soprattutto per i napoletani, eccetera, che non sanno niente. No, sulla napoletanità e su tutto, è bellissimo. Noi giochiamo a fare questi professori della Gennarino II. Sì. Hai capito come te, Antonio Daddio. Lui verrà a venire, tu andrai a vedere il suo spettacolo e lui verrà a vedere il tuo. Tu che stai facendo? Sì, sto facendo uno spettacolo che si chiama Facciamo Bagaria con un sacco di artisti, cantanti, eccetera. Molto, molto carino, abbiamo vari teatri, ora siamo al Siparietto, poi a Volla, poi giriamo, è un bello spettacolo. E poi io ho la cosa più importante, c'è il mio debutto a Milano. Fra poco ridebutto a Milano e faccio l'uscita di varietà. E per me è importante, sai, guardate, che manco dall'altra 3-4 anni. Torniamo a teatro. Posso dire che io ho debuttato con lei? Sì, lo puoi dire. Posso dire che lei mi ha scoperto. Ah. Che abbiamo non fatto. Ti ho scoperto del tutto. No, che bella scoperta che hai fatto. Perché questa cosa non ti ho scoperto del tutto? Io ero ragazzino e veni scelto dalla signora Cassini. Hai fatto uno spettacolo con me, bellissimo. Ci siamo divertiti, poi delle volte non dire quella cosa che facevo con te. No, perché facevo un ballerino classico. Allora lui diceva io vengo, faccio ballerino, veniva e si metteva i scelti immappati. Si immappata aumentava. E uscivo faceva la morte del cigno. E io lui ballava e io ti facevo. E muri subito. Senti Lino, ma la stai facendo ancora la trasmissione invece sul canale 21? No. Purtroppo. Però comunque è andata bene, io la seguivo. Sì, quella, proprio la fatto seguivo tanto. Teatro, sì, sì. Adesso per fortuna ci stiamo. Abbiamo fatto con il teatro un bel giro teatrale. Al teatro Lendi dal mio amico Scarano, Scarano abbiamo chiuso
con all'Agusteo, facendo sì. l'Agusteo, adesso stiamo riprendendo questo spettacolo. È bello questo fatto. E poi sto scrivendo la prima commedia, ragazzi. Verremo. Debutto con un giallo comico. Bene. Io ho fatto una regia invece, una regia teatrale, si chiama Song Singolo, con questa ragazza bravissima, Marilena Locca, la voglio pure salutare. E a tutti quanti, bravissimi! Noi potremmo stare ore e ore. Potremmo stare ore e ore con i nostri ospiti, sì. ma dobbiamo salutarvi. E vi salutiamo. Grazie per aver ricordato Mario Merola in questa giornata particolare. Ringraziamo quindi Lucia Cassini e Lino D'Angiò. Un bacio Mario, grazie anche sia. Guardate che accompagnamento! Gennaro Carbone, vedi, Gennaro Carbone, grazie. Grazie Gennaro Carbone. Ci becchiamo tra poco, restate lì. Ci siamo per il gran finale, si avvicina un bel momento qui a Partenope TV. Intanto siamo coccolati da queste note del maestro Gennaro Carbone, che ha avuto il piacere, il pregio di avere per molti anni, ecco, come artista Mario Merola, di accompagnarlo nei suoi live. È vero. Sicuramente sarà stato un ricordo bellissimo, e lo sentiamo proprio dall'amore con cui suona questa canzone, che è stata sigla per tanti anni degli spettacoli di Merola. Ma intanto l'ultima... Ma guarda come accarezza questo pianoforte. Ma intanto, prima di andare dal nostro artista, l'ultimo che sicuramente susciterà tanto al nostro pubblico da casa, abbiamo un contributo. Sì, il contributo di Antonella Morea, che ricorda appunto il suo debutto con Mario Merola. Ce lo guardiamo.
conosciuto Mario Merola negli anni 70, nel 75. Io partecipavo a una trasmissione dove c'erano tutti i più grandi, alla prima TV libera di Napoli, Telenapoli si chiamava. La trasmissione era O Paese do Sole, c'era lui che era già il re della sceneggiata, c'era Mirna Doris, c'erano i cabarinieri Tony Asterita, Nunzio Gallo, poi io cantavo le mie canzoni con la chitarra timidamente, ero una ragazzina che aveva da poco vinto un concorso sempre in quella TV libera. Un giorno mentre stavo cantando, stavo facendo la prova, stavo cantando Te voglio ben assai, per dare un po' di passione in più alla canzone, invece di cantare Li quarto d'ora sonano, cantai Li quarto d'ora sonano, apriti cielo, Mario mi fece una parte, non si canta così, devi mettere una sola consonante, Li quarto d'ora. Insomma, fu molto pesante questa paternale e io ci piansi. Lui si accorse di questa cosa e incassò. Passò il tempo, io andai a villeggiare d'estate a Ischia e lo incontro in un famoso bar di Ischia. Lui mi vede, ah, come stai, che stai facendo qua? Dico, guardi, io vengo a villeggiare, signor Mario. Ma io tengo ancora quel conto in sospeso con te, posso fare qualche cosa? Dice, ma no, ma non esiste proprio, per carità. Invece no, mi consegnò un babà gigantesco. Portalo a casa da mamma, disse. Questo per dire, insomma, quanto era generoso, che bella persona che era. Ed era buono veramente Mario, poi era un grande artista, onestamente ha creato un genere, solo lui lo poteva fare, veramente solo lui. E poi dopo, vabbè, io ho cominciato a lavorare con De Simone e guarda caso ci siamo rincontrati alla Rai, che lui faceva la cantata dei pastori, anche io partecipavo, di De Simone, e doveva fare Il diavolo Belfegor. Ci siamo fatti un sacco di risate perché lui fu bravissimo, fu strepitoso, ma quello che mi è rimasto nel cuore, una delle cose che mi è rimasto nel cuore di Mario Merola, è che quando l'Arcigay mi chiese di organizzare il Gay Pride insieme a loro, mi chiesero se avessi potuto chiedere a Mario Merola di cantare una canzone in quella circostanza. Io lo chiamai, sempre timidamente, ma lui fu straordinario, disse io vengo subito a cantare. Vengo immediatamente, io disse vabbè, ma una sola canzone, non ti preoccupare, fece quasi tutto il suo repertorio, ma veramente fu straordinario. Ecco, io conservo di lui un ricordo bellissimo di risate, di grande artisticità e di grande generosità. Mario era veramente strepitoso. Ed eccoci quindi ritornati con il gran finale, quindi parliamo con l'emblema della nostra città, la musica, che diventa anche una cosa conviviale che ci fa stare bene, specie quando si parla del maestro Mario Merola e quando si parla anche del grande autore e artista Enzo Di Domenico, qui presente. Ciao bella. Maestro, ciao. Buonasera. Maestro, buonasera. Gli applausi anche da parte di Gennaro Carbone. Grazie per aver accettato l'invito e dobbiamo chiudere questo ricordando Mario Merola proprio con i ricordi di Enzo Di Domenico, visto che non solo amico, autore, e poi comunque hanno condiviso la scena per tanti anni. I ricordi del cuore quali sono con Mario? Ma troppi, diciamo troppi, però io non è che sono bravo a ricordare, capite? Il problema più grosso è questo. Te l'ho detto, io ricordo molte cose di Mario Merola, soprattutto la sua generosità. Era un uomo di una generosità unica e poi era un grande artista, questa è la cosa più importante. E stavo parlando poco fa con Angelo Ucciro, prima di entrare, nostro editore. E infatti io lo faccio apposta per salutarlo. Appunto, dobbiamo sempre salutarlo e ringraziarlo. Parlavo fuori con lui e di Mario Merola. Lui diceva che c'era un altro artista che voleva dimostrare la canzone, mai appiccicato con lui per televisione. E ci siamo ripromessi di fare questa puntata. Ah, bene! Quindi là ci sarà da ridere. Però non faccio il nome, assolutamente. Sì, sì, no, io ho già capito, quindi lo ci so sarà che questa hai capito, perciò non faccio il nome. Però anche perché io amo lei, io amo sia amiamo il maestro. Tutti, amiamo tutti gli artisti. No, amiamo i due maestri, in particolar modo, scusate, ho amato Mario Merola in vita, lo amo ancora oggi, però oggi quando si parla di storia della canzone napoletana si parla di due artisti e non voglio fare nome. Enzo Di Domenico già ce l'abbiamo qua, poi ci sta un altro, non faccio nome, prossimamente. Beh, su Mario Trevi, attenzione. Ah, ma, a proposito, ma Mario, Mario ha mai accettato il nostro non invito, non fa televisione, se no con piacere, anzi, il tappeto rosso. Maestro Di Domenico. Sempre diciamo nel dietro le quinte vi chiedevamo un po' come vi siete conosciuti, come avete incontrato, come è nata questa collaborazione con Mario Merola. Grazie a Giovanni Marigliana, che lo devo ringraziare, che purtroppo non è più fra di noi, lo devo ringraziare per questa amicizia che mi ha creato con Mario.
Loro erano amici da prima, da subito, diciamo. E lo portò a casa mia, che abitava a Gianturco, e noi scrivemmo una canzone, Marigliano ed io, che si chiama Viva Arcatelli Carta. Poiché lui era il mio procuratore, oltre che il mio poeta, Marigliano, lui faceva tutto lui, io non facevo niente, come Antonio Annone, Vittorio Annone, ma faceva tutto loro. Io stavo a casa, grazie a Dio, ho avuto questi amici veramente eccezionali. E lo portò a casa e da allora nacque una simpatia, un'amicizia con Mario che non ha avuto mai più fine. E ci siamo trovati a tavola a casa sua, ci siamo trovati nei ristoranti, abbiamo fatto concerti assieme, abbiamo fatto un bel po' di cose assieme. Come nascevano questi pezzi? Come nascono tu? A cena? I pezzi di Mario Merlo? Sì. No, assolutamente. E come? Allora, all'epoca, non so se tu lo sai, penso che lo sai di sicuro, si scrivevano prima i testi e poi la musica. Allora mi arrivava, per esempio, Marignano, mi portava un testo di Sposalizia Marlano. Vuoi sapere com'è nato Sposalizia Marlano? Che è un fatto simpatico. Io tenevo uno studio a Via Chiaia, di fronte al Metropolitan, c'è quel vicoletto con le scale, non so se lo conosci. Sì. Vicoletto Sant'Arpino Acciaio, come si chiama? Acciaia, sì. E io stavo lì sopra con lo studio, facevamo scuola, eccetera, eccetera. Stavo in questo studio e dovevamo andare ad Afragola. Dovevamo andare ad Afragola e stavamo in una 8.50, guarda, ma ricordo proprio così, chiaro. Stavo io, l'autista, perché non si fidò, volevo guidare io, ma certo è meglio che guido io, disse lui. E Marigliano è un altro amico. Marigliano da caccia dalla tasca, stava seduto dietro di me. Dice, vuoi sentire questo testo? Senti come hai cominciato a leggere. L'ho musicato in macchina. No. Mentre lui leggeva. E facevi fare il coro a loro, io quando facevo una lambora, e loro rispondevano una lambora, cioè ti gira la macchina, andiamo un'altra volta allo studio, se l'altra volta la dimentico, e tornammo indietro e la registrammo al mio studio, capito? A viaggiare, insomma, col pianoforte, i soliti registratori con una cassettina piccola, niente di che, mossi, vogliono avere un computer, questo computer, fanno l'orchestra e tutte cose. Vedi, i grandi successi possono nascere pure in macchina. Eh sì. Sì, dappertutto. Dappertutto. E volevo nascere in un bagno. Ma veramente? Sì, è capitato. Sì. Là ci si esprime di più, forse, no? C'è più ispirazione. È l'ispirazione. Libero, sì. Libero, ti rilassi e quindi possono nascere dei grandi testi. Ma poi di Dario Mello mi ricordo una cosa molto bella. Sì. Era una piedigrotta napoletana che facevamo alla mostra d'oltremare. C'erano un 200.000 persone. Mamma mia. Quella sera. Non so se hai capito dove la faceva, alle spalle del Mediterraneo, insomma. Sì. E poi dopo c'era quella strada lunga che portava fuori, no, alla mostra. Era piena. Noi stavamo con Mario Merlo, che teneva sempre vizi guardando due. Noi stavamo dietro alle quinte. Io all'epoca cantai una lettera blu, mi ricordo benissimo che lanciai quel pezzo là. E stava, lui non so che cosa cantò, e stavamo assieme da dire. Apre le quinte, lui piano, torna dietro. C'è stanno 200.000 cristiani, perché come ti dico io, questa voce è così. Ti accavano fottami, ho fatto io due big proprio. Non mi impressiona, cioè, ti stai tranquillo. L'ironia sempre del maestro, sempre che è proverbiale. No, ma così fui troppo bellino, Mario, quella volta. Vogliamo conoscere anche qualche aneddoto che ci hanno raccontato anche gli altri ospiti di Mario Merlo a tavola. E poi dopo ascoltiamo qualche cosa. Ma come no? Mario Merlo a tavola com'era? A tavola com'era? Mario Merlo, ti ho detto, era generoso, però mangiava. E non poteva. E un mangiare l'ha distrutto, secondo me. Non poteva mangiare, però io mangiavo stesso. E Giordano ci scrivette, è bello mangiare. Quindi, da là è nata la canzone di Giordano, perché lo sapeva. Con Edward, che ha fatto la musica, Edward Alfio. E com'era a tavola? Era uno squarcione, come si dice a Napoli. Ma com'era? Va bene. Assottato, favorito, non se ne faceva se erano 10 persone in più, 20 in più, no, per lui non c'era problema. Ma tra l'altro sono curioso al Corsino, questo se eravamo uguali, che a casa mia partiamo con 3 persone a mangiare, diventiamo 33 al giorno. Mamma mia, addirittura. E seriamente dico, non dico bugia. Maestro, ma lei mi ha sempre detto che tra lei e Mario Merola c'era un rapporto proprio fraterno, vero? Sì, vero. Vero. Prima con l'uomo, qual era? Soprattutto, e poi come artista. Infatti facevamo
una specie di manifestazione, no, no, una specie, una manifestazione sì. per i non vedenti sì. All'istituto là, Colossimo. No, non era Colossimo, era un'altra parte, però era un teatro proprio adibito a noi altri, eccetera, eccetera. E venne lui a Luciano Rondinella una volta, quando lui stava con Rondinella. Se proprio il periodo di sposarizia a Marinare, Oscar, eccetera, eccetera, quella roba là. e venne là. Ma hai capito, con una semplicità unica. Noi stavamo noi a Pianoforte, mi ricordo che c'era con me un altro ragazzo che non vedevo, però che purtroppo è morto, Nellita, nell'Ardizio, che lo lanciai pure a questo ragazzo. E a proposito dell'Ardizio, per esempio, dico, Mario Mera già c'è pazzo purista. E volevo domandare uscire a me, come viene tu facendo? Un'altra gag, eccola. No. Perché io dicevo, come dire, penso che è contento, è felice, sapeva che io lo conoscevo bene. Sì. E questo è comunque. A proposito, adesso di questa gag, ci agganciamo subito a questa gag e diciamo al maestro Di Domenico che ci vediamo la sua ospitata a Piazzetta Merola e poi dopo un estratto da Piazzetta Merola e poi continuiamo a parlare. E poi dopo lo ascoltiamo col maestro Gennaro Carbone. Va bene, va bene. Tu mi hai ricevuto che hai scritto per me. L'importante è che lo sappiamo tutti e due. Ma sapevo tutti e due, ma da sapere pure l'agenda. È chiaro, ma ce lo perché qualcuno dice, ma che si l'ha fatto, che si l'ha fatto? Allora, Di Domenico, ma che Di Domenico ha fatto tutte le canzoni? Vuoi vedere che, non ne ricordo qualcuno che non ricordo manco tu più? Vai! Per esempio quella che faceva... Abbiamo avuto tanti appuntamenti importantissimi, tipo dice, 1969, sì. Il tuo grande festival che faciste, un mattatore, ti ricordi? Sì. Mario Merlo su tutti i fronti, tre canzoni, tre cose in finale, veramente niente. E io partecipai modestamente con Mario Merlo. O cuore della come calannare. Ne segnate cento appuntamenti ti pigliassi come fosse niente e non mandare mai non giuramento come ha fatto con me. E che si te voglia bene. Che appuntamento 1969 disco estate mo. Passione eterna Ma ne hai scritto un altro? Tante, l'anno dopo. Sì. Grande canzone. Grande sempre canzone. Con Vittorio Annone, è vero. Sempre con Vittorio. Quello che faceva... Anna Maria. Che ecco che mi sta a fare. Eternamente non esiste niente, ma l'imbarazzo.
mia, eternamente tua. Grande, grande canzone. Eccoci qua. Appuntamento, passione eterna, eternamente tua, sono pezzi che comunque vi hanno unito più che altro. Ma sicuramente è stato, ma hai visto com'è carnale? Ma troppo, carnale è stato proprio... Si vedeva l'amicizia, proprio l'affetto. No, è carnale, era bellissimo. Bello proprio, simpatico, leale. Guarda, comunque aveva perduto fritto in culo, perché non, da Parigi che non dava... a rovistare questi ricordi. Sì. Vogliamo far suonare un po' il maestro Carbone, che dite? A volte. Carbone, mettevi un bel re minore che sarebbe re bemolle. Sì. Vestuto a povere e tu brillante non mi conosci più, non mi conosci più, mi hai fatto solo chiamare e sto chiamando ancora, ma non fa niente a cirmo, amore te bello con un povero. Questa della scrisse sempre con Vittorio Annone, era per Mario Merola. E di questa canzone dovete sapere che questa in origine era una versione femminile. E chi la doveva cantare? Vabbè, non lo dico. Però perché? Ma voi non dite mai niente. Non si può dire. Datemi il microfono a me. Dopo lo dico solo a me. Vabbè, aspetto con pazienza. E si chiamava Purello, perché vedi, se tu la studi bene, è più logico che una femmina se mi hai fatto sugli anni. Non so che. Capisci a me? No, non ho capito, non ho afferrato, mannaggia. No, dico, mi hai fatto su di piangere sul piangere. Ah, con me? No, dico, una donna. No, una donna che può far piangere, ma mica tutte le donne sono così che possono far piangere il loro amato. No, è esse che piangere. Esse che piangere. Lei capisce? Questo è il dilemma. Si cantava esse, no, scusi, mi hai fatto su di piangere sul piangere. Ah, quindi esse, ho capito tutto. Ah, abbiamo capito. Se hai capito tutto, il nome ce lo fai tu. Assolutamente. Andiamo avanti, continuiamo. Adesso vi sfruguliamo un altro po' nei ricordi. Vi ricordate invece l'ultimo pezzo che avete scritto per Merola? Sì, penso di sì, però io ce n'ho scritto una che purtroppo non abbiamo fatto in tempo. Quale? Com'era il titolo? No, non l'abbiamo fatto, non mi ricordo mai. Ah, bene. Non mi ricordo perché seriamente, perché dopo quando in questi momenti così tristi bisogna... Sì. Tu non lo sai, molte cose, troppe cose, anzi tu lo sai perché sei una ragazza intelligente. Ma molte cose si fanno tanto per farle, ma se tu le senti veramente, dopo le cose non sono più tanto logiche. E l'ho proprio dimenticato quella canzone, l'ho abbandonata. Evidentemente era destinata a Merola. No, lui la stava per incidere. Sì. Poi purtroppo è nato quello che è nato e io l'ho proprio abbandonata. Ed è una canzone che il testo era di, vedi, vi ricordate chi era l'autore del testo? Era Carmine Donzelli, lo stesso avvocato con il quale ho scritto unitamente a Lorenzo Natale, Mamma dei Vicoli, che cantava Giovanna De Sio, e lui a Merola. La conosci, no? Penso, quella canzone. Sì. Per dirti che Donzelli diceva, portiamocela a Maria, e andiamo là. C'era Maria, il figlio Francesco, e al Maria piacque moltissimo, però purtroppo era per una passione. E perciò dico, l'ho proprio dimenticata. Se dovessi dirti qual è, non lo so, anche perché non uscirà mai, non verrà mai nella doppia nessuno. È mai successo qualcosa tra lei e il maestro Merola, non so, qualche litigio così, anche banale? No, sì, su qualche cosa così, ma niente di... Secondo me io non sapevo che Alice, che Isu sapeva, Isu non sapeva che io sapevo. Vi troveva bella questa, questo gioco di parole. È una cosa così. Caratterialmente come eravate? No, non ce ne portavo però. No, niente. No, non ce ne portavo. Facevamo solo casino, lui, proprio un sacco di casino. Tipo il casino più bello che avete fatto? Quando parlavamo di te, Ida. Invece ci volete raccontare qualche aneddoto capitato in viaggio? Perché voi quando portavate la canzone all'estero era sempre, diciamo, un bel momento. Vabbè, ma io Merola non sono stato fuori, sono stato fuori con me, mi accompagnavo io. Pensavo qualche con me insieme, no? No, perché vedi, la questione è questa. Io sono stato sempre
un uomo, soprattutto di autore. Sì. Io in America, sai perché non sono andato mai? Perché all'epoca, Gennaro secondo me lo so, gli americani volevano far suonare i loro musicisti. Allora tu andavi là e loro ti accompagnavano. Io non voglio andare, no, io o tutti o nessuno, poiché costava troppo, non ci andai più. Sai una parola e poi è finita là. E non c'è, perché poi costava troppo, perché io volevo i soldi. Scusate, allora, ma perché i maestri, i musicisti americani erano più bravi di quelli napoletani? No, era una questione di lavoro per loro, perché è come se tu togliessi lavoro agli americani che stavano là. Capito di, com'è? E di risparmio pure, comunque, perché capito, non pagavano l'aereo, tutti questi. Oggi invece è tutto diverso, voglio dire. Oh, oggi è tutta una cosa. Ma oggi si portano i porti di base, caro Anna. Oggi si portano i base, guardare la presa. Comunque non, a me le basi non piacciono, è una cosa fredda. No. Non ho mai voluto lavorare con le basi, mai, perché la base cammina, capito? Invece live, con un buono e giusto accompagnatore, è tutta un'altra storia. No, ma invece... accompagnavo da solo, quindi non aveva appiccicato con me. Però il discorso è questo, che tu con le fai le soste che vuoi, sì. Dai l'impressione che vuoi, invece la base no. La base è bella quando si incide, no? O carboncino, o sapa, pure abbiamo anche fatto anche dei dischi con me quando arriva la sala a Tagnani, è vero Carbone, sì, ti ricordi? E lui ha parlato, no, ma come hanno lavorato quasi tutti? Sì. Solo tu non hai fatto mai niente con me, no? Ci penserò, faremo qualche film. Maestro, allora si scriveva il testo, poi lei faceva la musica, si portava a Mario Merola e la reazione qual era? Mario Merola, io ero a Ricone per Mario Merola, comprava scatola chiusa. Ah. Sì, sì, no, veramente non le conto. Ma anche Luciano Rondinello, non so se tu l'hai sentito a Luciano quando in un'intervista per Edoardo, la televisione Edoardo, sì. No? Raccontavo quando gli autori portavano le canzoni sopra da lui e dicevi gli unici autori che non toccavamo niente era Di Domenico e Alfieri. Un resto accucciavano a tutto quanto. Questo è detto lui, io non lo so. Lei là è registrata. Mo ci vuole la scatola chiusa, andavano sul sito. Si compravano e basta. Ma adesso a scatola chiusa abbiamo qualche altro filmato da far vedere? Abbiamo, foto? Abbiamo live. Abbiamo il live, quindi niente filmato, non voglio più. Adesso, visto che lei ha detto pochi secondi fa, e non lo rinneghi, che a lei piace tutto live, sì. Allora ci devi fare un altro pezzo. Un altro microfono e scegliamo un'altra. Un altro quale pezzo. Scegliamo, maestro? Ecco. E allora, come vogliamo ricordarla a Mario Merola? Carbone, aiutami tu. Ma non lo so, avete parlato prima di come è nato Sposa Alizia Marinaro. Vogliamo sentirla? Vogliamo fare Sposa Alizia Marinaro, sì. Vai, allora. Sì, allegra, dai. Fa 10 minuti pure, vai, puoi dormire tu. No, fa 10. Fa 10. Namoratella mia, namoratella, se avere non te fire ti aspettare, io sono marinara poverella, ma tengo tutto pronto per sposare. È pronta a casa, una varca marinara, con una lambara pura, la vera sposa, una rezza pescatore. Adesso le stelle mani. O sposa inizia a bascia marocchiare, sotto la finestra celebre l'amore, per confitto tengo il mondo le posizioni. Per deserto, tara tua fanetta mimola, e per champagne Marinara. E questa cara Ida, io l'ho scritto nel 1967. Tu eri nata? Ancora no, maestro. Visto? Lei già scriveva il canzone. Ecco. Tu l'hai fatta apposta, questa è venuta dopo apposta. Visto, proprio per far svelare l'età di Ida. No, per criticare. per criticare. È comoda. Mannaggia, ma perché non sono nata nel 62, mannaggia. Mannaggia che è meglio che sono troppo. Ma se... allora, se lo dite voi. No, se lo so, che pulpiro, ma... invece che si è nato quando si è nato. Sposa Alizia Marinaro ha consacrato proprio l'artista Mario Merola, no? Beh, fece dei passi da gigante, sì, con questa canzone, lui e noi tutti quanti assieme. È stata una fortuna. Sì, è stato un lavorone di tutti quanti.
un lavoro di squadra, come un Napoli oggi, no? Un Napoli è un lavoro di squadra. Perché lui amava sempre. Che ci sta dando soddisfazioni, no? La squadra del Napoli. Niente di me. Ma io tenevo una squadra di pallone, il Club Artisti Napoletano. Sì. Dove, ma qui era il carbono Savuris. E io l'ala destra. Guarda. L'ala destra, era il numero 7 lui. Mario Mello io lo invitai e fece, diventò il presidente onorario di questa squadra. E io ero il presidente, Mario Mello era il presidente onorario. Tenevano un club bellissimo, ma proprio bello. E abbiamo giocato in Puglia, abbiamo giocato dappertutto. Proprio dappertutto. E un'altra volta stavano noi contro gli attori dei fotoromanzi a Castellammare. Delle soap opera. Dei fotoromanzi, sì. E che venne Telecapri a riprendere questa cosa. E ma ricordo che, logicamente, Mario Merlo, il presidente, andavano da lui, no? E lui faceva, aiuto, ma là sto presidente, per dirti com'era Mario Merlo. Mario Merlo era un uomo soprattutto, non un artista. Era un artista, ma soprattutto un uomo. E per questo, per quanto riguarda questa storia qua. E poi, ma che sono troppe cose. Vedete che vi state ricordando man mano. Ma sono troppe cose. Vi sblocchiamo un altro ricordo, dai. Tipo... No, io il ricordo di che voglio tu sbloccare. No, il ricordo che voglio sbloccare è quello di Passione Eterna, ecco. Perché poi dopo è una canzone tuttora attuale, tanti anche giovani la stanno riproponendo, riarrangiandola. Com'è nata Passione Eterna? È un successo bello eterno. Passione Eterna è nata che. Stavamo dando le canzoni, cioè stavano scegliendo la canzone per il disco per l'estate e stavamo alla King di Aurelio Fierro, un bello pianoforte, un Steinway di Aurelio Fierro, a coda, bello grande. Comunque stavamo in questa sala di incisione e ognuno andava e faceva e portava una canzone. Ma se mi hanno una, ma ci hanno fatto sentire una canzone per noi, facciamocela sentire. Ma perché poi non si crede a certe cose, io non me la ricordavo bene. Ci andammo 5 minuti da un'altra parte, leggimela un po' che me la ricordai. E se va sicuro, Mario Mero. Allora quando faccio passione, ma se non te non ami, quando arriva pure in tesoro, mi faccio chiamare te. Questa è la signora, questa è la canzone, Mario. E Vittorio Tocondella mi ha accesa, che si loro. Ha scelto tutto vittorioso, Vittorio allora però un personaggio bellissimo, eccezionale. Sempre insieme a lei. Pigliava a pacriva al Lazio. Ah, addirittura. Ma bella, ma è una bellissima persona. Grazie a lui ho conosciuto anche la Campora, maestra Campora, l'autore di Virna, non so se tu lo conosci. Sì. E insomma abbiamo fatto. Allora abbiamo fatto cose da. Tanti pezzi sono usciti da quelle mani. Irraccontabili. Quindi, cioè, allora le dovete raccontare. Non si può, irraccontabili. Qualcosa lo vogliamo sapere. No. Irraccontabili su cosa? Su tutto. Su tutto cosa? E qua vuoi entrare troppo, fermiamoci. Fermiamoci. L'avvocato difensore. L'avvocato del diavolo. Fermiamoci, perché per dire irraccontabili non le può raccontare. Ma qualcosina. Ma neanche sotto tortura. Neanche sotto tortura. Niente, ma non lo posso corrompere. Dicevo che Passione Eterna è tuttora moderna, no? Perché c'è la versione di Valentina Stella, insomma, viene riproposta sempre. È con Antonio, il figlio di Vittorio, che ha fatto l'arrangiamento. Un arrangiamento bellino proprio, Vittorio Antonio Antonio. Sì. Vabbè, ma Valentina Stella è brava proprio. Ma sai, Valentina mi sembra anche sugli. Si chiama? Netflix. Ah, su Netflix. Sì, sta benvenuto a sud. Benvenuto, ha cantato, sì, Passione Eterna. Sì, nella canzone di Siani. Nella canzone di Siani. Sta nel film. Di che e lei invece ha avuto qualche comparsa in qualche film? Ha cantato in qualche film? No. Io ho avuto qualche proposta all'epoca. E perché non ha mai accettato? Ma perché sono fatto strano, sono una persona curiosa. Io volevo fare solo si direbbe però. Volevo fare medaglia d'oro. Ma guarda che medaglia d'oro per farlo non so quanto costava. E mi dice, no, ma facendo figli e puri, di solito film da cassettina, capito? Quale figli e puri la conosci, no? Sì. E allora... E va fu un bagliasenso, si scemità, no, c'è te la voglio fare. Si è sempre rifugiato dietro i testi, quindi sì, ha sempre scritto per gli altri. Sì, non la voglio fare, se non la voglio fare, non lo feci, no. Niente proprio, no. Ma perché
mi piaceva sparare, fare, potevi fare. Come sparare, maestro? Cioè essere un attore vero, tu sei. Io ho fatto qualche sceneggiato perché la sceneggiata è più facile, capisci? Sì. Nel sì, teatro o palco è limitato, sai quella che fa. E sempre questo l'ho fatto tre o quattro sceneggiati. Ho fatto uno con Correale, un autore vero, un attore veri, romanzo, abbiamo fatto cose bellissime, però. Sempre perché il palco è limitato, eccetera, eccetera, eccetera. È libero lì, la sceneggiata comunque è libera. No, ma è per me, capisci? Ho le mie misure, allora mi sapevo muovere. Pensi che una volta a Torino facevo la sceneggiata di Paura, e come al solito non funzionavano i microfoni, queste cose non funzionano quasi mai, che sceneggiata, non so se tu lo sai, il teatro è pericoloso, molte volte non funziona qualche cosa. Sì. E io stavo cantando Paura, questa, e il microfono non funzionava più. E io che feci? Piano me ne andate a proscenio, all'inizio che io abbasci, però lo tenevo, sai, lo tenevo proprio calcolato bene quel teatro. E io ho ricattato i luci, che è successo? Stai facendo un prodotto di sera, allora, e vedi così, per dirti. Vabbè. Ma la vogliamo sentire proprio dall'autore, Passione Eterna? Io la voglio sentire. La voglio sentire. Il mio carboncino, dove sta il mio carboncino? Il tuo carboncino è pronto, il suo carboncino, il microfono sta qua, maestro. Grazie. Giuro che tu non sei più niente, ma giuro inutilmente, come te lasci più. Se cerca scusa gente, dai ferma non sei tu. Passione eterna mia, che vostra gelosia pur in te sorna mi fa schiare te. Veleno, io ti chiamo veleno, quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene e non trovo più a me. Bella, si bella sulla mente, ma dentro cuore niente, non tiene niente. E io moro ogni momento, ti sono e non sei tu. Passione eterna mia. Dai carbone. Valena. Tu ti chiami veleno, quando tu mi vuoi bene, io mi attacco a sto bene e non trovo più a me. Passione te. Brividi, maestro. Brava Carboncini, cavallo di battaglia, no? Gliela chiedono in ogni concerto, questo, penso. Sì, sicuramente. Posso chiedere questa cosa? Ma all'epoca le donne, le fans, vi cadevano ai vostri piedi? Qualcuna sì, qualcuna. Qualcuna? Davvero? Tante fans che volevano ascoltare questi successi, anche a Mario, quando mi parli qualcuno quando andava a buon fine. Quelle che dici tu erano un sacco. Questo dicevo, si è limitato a qualcuno. Vabbè, questo è anche irraccontabile. Ida vuole proprio sfruculiare. Ma io lo sai come sono. No, tu sei l'avvocato del diavolo, io sono il diavolo, sai che io sfugulevo sempre la mazzarella di San Giuseppe. Ecco, mi ha tolto la parola da bocca.
Vabbè, dai, visto che ci sono rimasti pochi minuti a nostra disposizione, ancora qualche ricordo, però penso che il maestro ne abbia tantissimi. Non ricorda di più, per esempio, non so, siete mai stati a ballare lei e il maestro Merola? A ballare gli altri sì, noi ci trovavamo per esempio. Infatti, per esempio, andavamo a una parte assieme e c'è Renzo Berri. E io stavo con mia moglie. All'improvviso fa Renzo Berri, ci dà mia moglie, ci vieni, vieni, facciamoci un balletto ciuscia ciuscia. Lui, capito? Perché Mario lo sai, Renzo Berri lo conosco. Tu volevi le cose irraccontabili, ecco. Lo disse, vabbè, questo è poco, no? Questa è sciocchezza. Questo sì, sciocchezza. Perché lui dice, vabbè, per non essere gelosi, cioè, guarda che tua moglie sta parlando con me, niente lì. Si spiegò bene a modo sì, suo, no? Sì. E questa è stata, era una cosa simpatica questa. Ed è stata sempre in questa villa che ti dicevo io. Ma guarda che di Mario Meri sono troppe le cose, ma che cosa dovrei ricordarmi ancora? Quando lei andava a casa di Mario, cosa succedeva? Quando gli prendevate il caffè, parlavate? No, io mi ricordo un'altra cosa, quando io stavo al Teatro 2000, perché lui stava spesso al Teatro 2000, non so se tu lo sai, sì. Faceva due o tre spettacoli al giorno, e tu a che arrivi là, ti sempre esaurito questo teatro. Non è esaurito, nervoso, pieno. Sì, era pieno. Allora mi ricordo che lui stava dietro a scena e si occupava pure, ti ricassai pure 100.000 lire con paronne renare, per dirti. Lo vedevo giocare sta scopa, qualche volta abbiamo giocato assieme, ma comunque non mai giocare perché, poiché le mie carte sono puntate, dice che ero un brugliato. Non mai voluto giocare. Però giocava, facevano due carte, ti preoccupare. Comunque per non portarla là, comunque siamo divertiti con Mario. È stato un periodo bellissimo. E Vittorio Annone era un innamoratissimo di Mario Merola, e lui che mi trascinava sempre in questa storia di... In qualunque posto che stava Mario, con l'immia, andiamo a sentire. Ma io non sono abituato, che guarda, su Mario Merola ha questo piacere, perché io non andavo in nessun posto, quasi mai. Ma lui poi se ne accorgeva che stava in sala, vi salutava, no, vi coinvolgeva? No, andavamo proprio sopra, dietro la scena. Ah. No, ma che carta sto dicendo? Era proprio una cosa simpatica, al 2000 là. Ma poi è bellissimo, era bellissimo, ho detto. L'altra volta siamo andati a facevamo un concerto assieme. Allora facciamo canto primi e poi tu. Dici no, canto primi, ai suo bicciariello, fammi cantare prima a me, canto prima tu. E stava con il maestro Cabagnolo, dico bene. Con maestro Cabagnolo, e il quale maestro Cabagnolo aveva anche una, come dire, una specie di computer, cioè il computer faceva proprio l'orchestra, però lui la usava bene, le soste, corona, faceva tutto Cabagnolo con quello, era molto bravo insomma. E allora questa è stata, e io stavo seduto là dietro perché era un concerto assieme, no? Cioè assieme, prima lui e poi una, prima uno e poi un altro. E lo sentivo che stava stanco, veramente stava stanco, secondo me era un periodo che stava un po' stanco. Sai che ho fatto io? Sono uscito. Sono uscito, lui che era un uomo intelligentissimo, ha capito perché io sono uscito. E mi ha chiamato. Siamo andati lì e il concerto lo facevamo in due. Bello. E invece tu canta quando tu ti facevi, capito? E mi prendevo tutte le zone alte, insomma, le cose più difficili. Sì. Ma non difficili, vocalmente, perché lui stava proprio distrutto quel giorno. Ma ti dico, è stata una cosa mai vista al mondo, bellissima. Bello. Ma proprio bellissima, perché lui era la presenza. Basta che dicevi Mario Merola, l'aveva fatto successo, capito? Era il nome. Tanti ricordi ci stanno abbiamo dicendo. Abbiamo anche riso col maestro perché con tanta ironia anche abbiamo raccontato qualcosa, però adesso invece voglio sapere cosa ricordate di quel 12 novembre 2006. Mi ricordo una passerella squallida, vuoi saperla? Io dico le cose serie, ho fatto così. Deve. Una passerella squallida dove tutti quanti cercavano di mettersi in mostra per fare gli ateliate, le chiese, le chiellate, le. E io mi ricordo invece che arrivai là con due amici che non so proprio lo spettacolo, capisci? Non sapevano niente. Quindi li può fare nomi? Sì, Donzelli e... Sì. No, è una persona per Ferdinando. No, ma una persona comune. Sì. L'avvocato Donzelli però sì. E entrammo poi entrammo in chiesa perché giustamente
non è che non conoscevo, non mi conoscevo, mi fece passare, andavo in chiesa e andare anche vicino alla barra. Però a me quella passerella, quel fatto di mettersi in mostra, non lo so se volevo mettere in mostra, ma non lo so perché volevo un po' finti, perché capite, però fanno passare, capite quella cosa? Sono sensazioni, sì. Giustamente. È una sensazione che a me non mi è rimasto un buon ricordo. Invece io mi ricordo benissimo di rugby che mi stetti pochi secondi, una trentina di secondi vicino alla barra e parlammi a lui. Se esiste qualcosa, lui lo sa, ma speriamo che esista qualcosa. Tu che pensi? Che io penso qualcosa? Che esiste, sì, 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 esiste anche qualcosa. Anche io penso, e anche loro da casa. Io terminiamo, non lo so. Terminiamo. Sinceramente non lo so più. No, esiste, esiste, si fidi maestro, davvero. Speriamo in lei. Terminiamo. Ringraziamo il maestro Mario Gennaro Carbone. Gennaro, grazie. Forza, ci suoni qualcosa. Ah. Dobbiamo ringraziare anche l'editore Angelo Ucciero che ha voluto fortemente. Le cose volevo, belle nascono. Posso fare un saluto, sì, certo, a Nando Iannuzzi che mi, sì, sta sicuramente seguendo. Ciao, per Nando. Televisione. Nando Iannuzzi che abbiamo fatto un sacco di puntate qua a Telepartenope. Prima o poi basta cena, io, lui e Angelo Ucciero. Speriamo ritorniate. Lo salutiamo anche noi. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon sabato sera, buon proseguimento e seguite sempre le novità, le belle trasmissioni targate Partenope TV. Grazie al maestro Enzo Di Domenico. Prof. Antonio Da Dio, a te la conclusione. Grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto. Questo ricordando Mario Merola, che sarà, diciamo, il primo di uno speciale dedicato a tanti artisti che non ci sono più, e continuate a seguirci e buona domenica a tutti. Ah, devo aggiungere prossimamente Enzo Di Domenico e ciao, lo scoprirete presto. Ciao! Buona serata, buona serata. No, ricordatevi di me quando sono ancora vivo, eh. Ha capito, Angelo, mi raccomando, non voglio essere ricordato a Roppa, tanto io non saci via di più. Ciao a tutti, buona serata. Ciao bella. Na valigia, no bigliette, ebbe a cercare fortuna a nata città, mentre gnagna questo gore, oltre la gorra non aveva pietà. Già non segle a sto lontana mamma, ah, che sto treno perché non si è fermata a Napoli, non si è fermata là. Asciutta una lagrima in tuo scuro, I'm
se ferma della. Paisa, tu pure Gianni, a dove? A Torino, buona fortuna, pure a te.